Allora, buongiorno, lei Grigoli ci vuol dare le sue generalità? Grigoli Salvatore, nato a Palermo il 5/7/1963. Senta, qual è la sua posizione, salvo che l'avvocato che l'assiste non è al corrente? Nel senso che ha definito tutte le pendenze. Sì, ha finito tutti i procedimenti, sì, no, tutti definitivi, non ha nessuna pendenza. Pendente. Quindi conferma, lei non ha nessun procedimento in corso, sì, conferma. Soprattutto che sia connesso con i fatti di strage di cui parliamo oggi. No, sono stato già condannato per i fatti di oggi. Via definitiva. Sì. Va bene, allora è un 197 anche, per lui un 197 bis, diamo atto al verbale dell'assistenza del difensore e quindi lei deve leggere la formula perché in questa veste è obbligato a rispondere e a dire la verità perché mi ascolta è un testimone puro e quindi deve dire la verità pena il reato di falsa testimonianza. Come ho sempre fatto. Grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è in mia conoscenza. Va bene, ci vuol dare le sue generalità? Grigoli Salvatore, nato a Palermo il 5/7/1963. Attualmente è sottoposto al programma di protezione? No, sono uscito dal programma di protezione. È uscito dal programma di protezione. Va bene, prego. Allora, Presidente, innanzitutto, prima di procedere all'esame, siccome l'esame di Grigoli, come sarà anche quello del Carra, teoricamente è un esame molto complesso, chiederei il consenso al difensore di acquisire le dichiarazioni dibattimentali di Grigoli nel processo in cui era imputato. Così le domande saranno, diciamo, più concentrate rispetto al processo specifico di oggi, ecco. Se vi è il consenso da parte della difesa. Allora, magari fisicamente. Ecco, Grigoli, buongiorno, sono il dottor Nicolosi. Buongiorno. Dunque, Grigoli, allora, sentito da questa mia premessa, lei si trova ovviamente a rendere dichiarazioni davanti a giudici che non la conoscono. C'è bisogno quindi che lei innanzitutto ci dia un quadro della sua persona rispetto a Cosa Nostra. Io ho fatto parte di Cosa Nostra, della famiglia mafiosa di Corso Emilio Roccella, del mandamento di Brancaccio. In che periodo la possiamo collocare questa sua militanza? Diciamo che dopo essere stato avvicinato alla fine degli anni 80. Fine anni 80. Primi anni 80. Fine o primi anni 80? Fine anni 80. Fine anni 80. Ecco, chi era, diciamo, la sua persona di riferimento, quella a cui lei, per così dire, che l'ha introdotta? Che all'epoca c'era ancora vivo Filippo Quartararo e Nino Mangano. Nino Mangano è tuttora vivo? Sì. Ecco. Nel periodo, diciamo, che interessa i fatti di cui ci occupiamo, quindi nel 92-93, lei, il suo, diciamo, capofamiglia chi era? Nino Mangano. Nino Mangano. Nino? Mangano. Altre due coordinate di carattere, diciamo, personale e giudiziario. Lei in questo periodo ha subito carcerazione, è stato arrestato? Io sono stato arrestato il giugno 1997. Si ricorda sulla base di quali dichiarazioni, di quali elementi di prova lei era, per così dire, ricercato? Io sono andato latitante lo stesso giorno che hanno arrestato Luca Bagarella, di conseguenza lo stesso giorno che si è pentito Pasquale Di Filippo e da lì, perché io ero incensurato anche se avevo commesso molteplici reati, e da lì gli inquirenti sono venuti a conoscenza della sua figura, diciamo.
Senta, Grigoli, due date così per chiarire meglio le situazioni. Quindi noi sappiamo che risulta, perché ce l'ha detto anche Pasquale De Filippo, questo arresto di Bagarella risale al giugno 1995, salvo errori è il 24 giugno del 95. Lei ha detto io quello stesso giorno mi resi reperibile, ma perché? Si sapeva che stava collaborando Pasquale De Filippo? È una notizia che si è avuta subito? No, succede, adesso mi ricordo con certezza un paio di giorni prima, 4-5 giorni prima, che io visto quello che facevo, non ero solito a dormire in casa dove ero residente, ma avevo un villino affittato, dormivo la notte, la trascorrevo in quel villino. In una di queste sere io ho scoperto che nel villino c'erano delle microspie, perché ero usuale ascoltare le frequenze della forza dell'ordine. Così facendo ho scoperto che c'erano delle microspie. Da lì ne parlai con Matteo Messina Denaro, perché quel giorno avevo appuntamento con lui, con Nino Mangano. Matteo Messina Denaro mi disse che eventualmente, visto che si accingeva alla chiusura delle scuole e l'estate, dice, perché non pigli la famiglia, ti faccio prendere un berlino lì ad Alcamo e te ne vai lì e vediamo cosa c'è sotto sul fatto della microspia. Quindi lei, diciamo, fu una misura preventiva, poi preventiva, in sì, successione poi rapida avvenne l'arresto di Bagarella e si seppe della collaborazione di Pasquale De Filippo, no? Esatto, in successione avviene che io quel giorno lì non dormì in una casa che era di un'amica di Pasquale De Filippo, e quella sera mi venne a bussare e mi disse: guarda che è venuta a casa mia la Dia. E allora, siccome io proprio mezz'ora prima avevo visto i sottotitoli della televisione dove c'era scritto che aveva arrestato Luca Bagarella, questa notizia che avevano portato via sta ragazza, che era un'amica di Pasquale De Filippo, mi fece subito capire che c'era qualcosa di strano, perché non c'era nessuna correlazione con l'arresto di Bagarella della ragazza, se non il fatto che Pasquale De Filippo avesse collaborato. Da lì io andai a avvisare gli altri esponenti del nostro gruppo di Cosa Nostra, andai pure, perché c'era Nino Mangano già, anche se lui non aveva misure cautelari anche lui e si faceva un po' il latitante, andai nella casa dove lui si faceva il latitante, che io ho conoscenza dove che era, e ho visto che lì era pieno di forze dell'ordine, allora lì ho avuto la prova che Pasquale De Filippo stesse collaborando, perché anche lui era a conoscenza di quell'abitazione. Perfetto, Grigoli, ci ha dato questo quadro. Ora bisogna, lei gli spiega alla corte, siccome ha fatto questi nomi di Nino Mangano, l'abbiamo saputo, era il capo della sua famiglia di Roccella. Poi ha parlato di questi due personaggi, uno Matteo Messina Denaro e Leo Luca Bagarella. Secondo, diciamo, il suo vissuto in Cosa Nostra, ci vuol dire chi erano queste due persone? Matteo Messina Denaro era il capo provincia di Trapani e Bagarella di Palermo. Lei con queste persone allora aveva relazioni, rapporti, diciamo, abbastanza frequenti con Matteo Messina Denaro e con... Con Matteo Messina Denaro, siccome lui all'epoca si faceva la latitanza a Palermo, ero io che si occupava un po' della sua latitanza, perché lo accompagnavo quando lui era solito fare gli appuntamenti con i suoi paesani, lo accompagnavo o nel trapanese oppure nel palermitano, accompagnavo i suoi paesani dove c'era l'appuntamento.
Le ha fatto riferimento anche alla sua latitanza, sua, di lei Grigoli ad Alcamo. Sì, io lì, sono stato latitante lì. Lì conosceva qualche capo famiglia, qualche personaggio importante di Cosa Nostra? Sì, Nino Malodia, Giuseppe Ferro, Vincenzo Sinacori. Conosceva anche il figliolo di Giuseppe Ferro, Vincenzo Ferro. Sì, Vincenzo Ferro. Torniamo a Palermo e torniamo a Bagarella. Avvocato, come si chiama? L'avvocato che assiste il dichiarante. Siamo sotto i riflettori delle televisioni, la prego. Quindi se lei assiste... Ah, no, scusi. No, io assisto Pietro Carra, sì. Vabbè, comunque, insomma, mi sembra che sia una cosa opportuna, allora, in lei non gira i chiacchieri mentre stiamo facendo un esame. Andiamo avanti, prego. Allora, Grigoli, le stavo chiedendo nuovamente di Bagarella. Bagarella era latitante nel periodo in cui lei sta riferendo i fatti, no? Sì. Ecco, lei sapeva dove Bagarella aveva condotto la latitanza, dove era stato? No, io Bagarella, dove lui era solito farsi la latitanza, non era a conoscenza. Lo incontravo quando c'erano degli appuntamenti. Quindi lo incontrava ma non sapeva dove stava, giusto? No. Ma sai, per questo, anche se io mi curavo la latitanza di Matteo Messina Denaro, neanche di Matteo Messina Denaro sapevo dove dormiva. Lo sapeva solo chi lo ospitava. Chi lo ospitava lo accompagnava in un determinato posto e poi io lo pigliavo, me lo prendevo in consegna io e andavamo dove dovevamo andare. Senta, lei in questo giro di persone che gravitavano, che favorivano, diciamo, la latitanza, che nascondevano questi latitanti, lei è una persona che si chiama Tullio Cannella, l'ha conosciuto? No. Lei ha detto è stato arrestato il 20 giugno 97, sì. Giusto? E è stato arrestato, scusi, il 19 giugno del 97. Lei quando ha iniziato a collaborare? Il medesimo giorno che sono stato arrestato. Ecco, vuol dire alla corte quali erano i reati di cui si accusava e per i quali poi chiamava in correità altre persone, ovviamente i fatti, diciamo, principali, ecco. Io all'epoca non mi ricordo per quali reati. No, dico quelli di cui lei ha cominciato a parlare perché sapeva o perché l'aveva fatto o perché l'aveva fatto insieme a altri. Io ho fatto quasi 50 omicidi. Fatto, scusi? Quasi 50 omicidi. Ci vuol dire qualcuno di questi omicidi, quelli più, diciamo, come li chiamate, più clamorosi? Il più clamoroso è Padre Puglisi. Poi? Scusi, Presidente, mi perdoni, se potesse stare più vicino al microfono... perché la dizione non è proprio chiarissima. C'è una situazione emotiva che forse comunque o parla un po' più a voce, al microfono è vicinissimo e che c'è un riflette la voce, può parlare un po' più a voce alta per cortesia. Sì. Allora ha detto Padre Puglisi, poi? Devo fare i nomi? No, i nomi. Io sto dicendo i fatti più significativi anche perché sono più noti all'opinione pubblica, ecco. Quello è un sequestro che io reputo. Qual è questo sequestro a cui lei ha partecipato? Il piccolo Di Matteo. Ha partecipato al sequestro del piccolo Di Matteo, poi ha compiuto numerosi omicidi, ha detto una cinquantina, quindi io non starò a dettagliare questi fatti di omicidio, per il sequestro di Di Matteo, per l'omicidio di Padre Puglisi, lei ha riportato condanna? Sì, sono stato condannato in tutti i procedimenti. E le sentenze anche in questo caso ovviamente sono passate in giudicato? Sì. Posso chiedere una cosa? Prego. Un dettaglio su questo, ma le condanne sono state conseguenza anche delle sue dichiarazioni? Sì, ci sono parecchi omicidi che non erano a conoscenza. Quindi lei l'ha confessato l'omicidio di Padre Puglisi e quant'altro? Sì, ho confessato tutti i miei reati. Confessati?
prima delle condanne, ovviamente. Sì, certo. Non c'erano procedimenti in corso quando io sono stato arrestato. Le ha rivelati lei, insomma. C'era una dichiarazione all'epoca di Pasquale Di Filippo che sapeva che io facevo parte del gruppo di fuoco del mandamento di Brancacci. Ecco, perché lei faceva parte del gruppo di fuoco, va bene. Ecco, seconda domanda, lei ha compiuto degli omicidi, lei ha detto facevo parte del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio. Vuol dire a questa corte chi erano gli altri componenti di questo gruppo di fuoco? Solitamente il gruppo era ampio, ma solitamente si alternavano. Io ero solito esserci sempre perché ero, diciamo, colui che sparava. E gli altri si alternavano, comunque tutto il gruppo completo era Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Cosimo Donigro, Spatuzza Gaspar, qualche volta c'è stato Giorgio Pizzo, in qualche occasione Pietro Romeo, Tullio Cannella. La fermo perché lo Tullio Cannella. Si chiama, è sicuro che si chiama Tullio o è Fifetto Cannella. Fifetto, lo sapeva il nome vero di Fifetto Cannella qual era? No, io adesso mi ricordo Fifetto Cannella. Fifetto Cannella, perché io l'ho fatto una domanda ad una persona che si chiama Tullio Cannella, che è persona diversa. È stato un lapsus. Quindi esiste anche l'altro. Tullio Cannella è il collaboratore che sentiremo stamattina. Mentre Vincenzo Cannella. Fifetto Cannella, al secolo Cristoforo Cannella. Esatto, Cristoforo, esatto. È un altro dei personaggi, diciamo, implicati in queste storie che ci riguardano da vicino. Una persona che si chiama Barranca, lei l'ha conosciuta? Sì, Barranca, Peppuccio Barranca. Peppuccio, sapeva anche il soprannome di questa persona? Ghiaccio. Questo faceva parte, sì, sì. Ecco, ora a me interessa più precisamente mettere a fuoco le figure di queste persone, quello che le ha chiamato Giuliano, di Cosimo Lonigro e di questo Peppuccio Barranca. Questi tre facevano parte della famiglia mafiosa di Corso dei Mille. Lei sapeva chi era il capo di questa famiglia mafiosa di Corso dei Mille? All'epoca di questi fatti era Ciccio Tagliavia. Questa persona, Ciccio Tagliavia, lei l'ha conosciuta personalmente? Sa cosa faceva? Era capo famiglia di Corso dei Mille. L'ho incontrato una o due volte, adesso non mi ricordo con esattezza. Sapeva cosa faceva nella vita di tutti i giorni? Avevano una pescheria in Piazza Sant'Erasmo. Queste persone, Giuliano, Barranca, Lonigro, lei ha detto che facevano tra gli altri parte di questo gruppo di fuoco le risultavano, a parte che erano, diciamo, sotto, facevano parte della famiglia capeggiata da Tagliavia, lei aveva avuto modo di verificare in concreto che rapporti c'erano fra Giuliano Barranca, Lonigro e Tagliavia? I rapporti erano buoni. Cioè, voglio dire, lei li vedeva lì nella pescheria, li vedeva insieme? Sì, a volte io andavo spessissimo nella pescheria. All'epoca io, siccome Ciccio Tagliavia all'epoca era latitante, quindi non è che... Ecco, stiamo parlando all'epoca di questi fatti, a noi interessano, diciamo, siamo nel 93, ecco. Sì. Tagliavia era latitante, lei lo sapeva che era latitante? Sì. Eh? È così? Sì, sì. Quindi in pescheria non ci stava? No. Che ma la frequentavano questa pescheria? La pescheria la frequentava Pietro Tagliavia, che era il padre di Ciccio Tagliavia. Adesso non mi ricordo perché a volte anche lui aveva problemi giuridici, ma era frequentata... c'era il Pietro Tagliavia nella pescheria, il fratello di Ciccio Tagliavia, credo, qualche genero, adesso non mi ricordo, era condizione familiare. Allora,
abbiamo diciamo messo a fuoco queste, queste persone nel periodo diciamo del 93. Lei ha, ha compiuto diversi omicidi con queste persone, con Giuliano, Barranca, Lonigro, Spatuzza. Sì. Sono omicidi di cui lei ha parlato già all'autorità giudiziaria nelle sedi competenti. Sì, sì. Senta, tra i fatti, diciamo, importanti che lei ha commesso o di cui lei ha saputo, ecco, ci dice se lei è stato implicato in qualcuno dei fatti di strage di cui ci occupiamo qui in questa sede? Io con alcuni di questi componenti che dicevo prima, inizialmente ho preparato l'esplosivo per le stragi e poi ho partecipato materialmente al mancato attentato allo Stadio Olimpico e al mancato attentato a Totuccio Contorno. Ecco. Senta, dei fatti di Firenze, Roma e Milano invece delle stragi che erano avvenute qui in continente, alla via Deo Giorgofili, l'attentato a Maurizio Costanzo, l'attentato alle chiese a Roma e l'attentato al padiglione d'arte contemporanea a Milano, lei ha saputo qualcosa da, da qualcuno di questi componenti del gruppo di fuoco? Sì, io ho saputo i partecipanti e tutto quanto, modalità e tutto quanto. Quindi ha avuto confidenze specifiche sul fatto che i vari Lonigro, Spatuzza eccetera avevano commesso questi fatti? Sì. Lei ha detto poi, ho anche, non ho partecipato materialmente a, ai fatti di Firenze, di Roma e Milano, di Roma intendo le chiese e Maurizio Costanzo, però ho partecipato alla preparazione dell'esplosivo. Ecco, alla preparazione dell'esplosivo. Vuol dire a questa corte dove aveva preparato questo esplosivo e in che epoca? I siti erano almeno un paio che mi ricordi oggi. Uno era in via Corso dei Mille Guarnaschelli, in un capannone, e un altro era nei pressi dell'abitazione di Nino Mangano, sempre in Corso dei Mille Guarnaschelli, in una traversa, adesso non mi ricordo con esattezza come si chiamasse la via. Questi erano due siti dove noi preparavamo l'esplosivo. Quindi uno di questi luoghi era per l'appunto in Corso dei Mille, così? Sì. Questo capannone che le ha detto, lei lo sapeva di chi era questo capannone? All'epoca ce l'avevo in affitto io. No, dico, chi era il proprietario? Non mi ricordo come si chiamasse, ma non c'entra niente con i fatti. Non c'entra niente. Ecco, in questo capannone avvenivano la preparazione del, dell'esplosivo. Gli vuol dare alla corte qualche indicazione su, su come era fatto questo esplosivo? L'esplosivo arrivava in sorte di pietre, pietre, massi, allora bisognava polverizzarlo, bisognava macinarlo, inizialmente lo macinavamo con le mazze, poi invece abbiamo cominciato a utilizzare, adesso non so se in italiano è corretto il termine, la molazza, quella che usano i muratori per fare la calce, con le ruote pesanti che girano. Quando diventava polvere queste pietre, facevamo un setacciamento. La setacciavamo. L'ho detto perché ho visto che faceva il gesto, ecco. Sì. Veniva messa in dei sacchi e poi pressata con i lacci legata fino a diventare che noi chiamavamo forme di parmigiano, diventavano delle forme che somigliavano alle forme di parmigiano e poi lì veniva innescato il detonatore che
poteva essere o elettrico, se doveva funzionare col telecomando, o quello con la miccia. O quello con? La miccia. Quindi questi involucri risultavano poi avere, diciamo così, le dimensioni, la forma di una grossa forma di parmigiano, poi che venivano, gli veniva messo qualche cosa intorno? Veniva nastrato. Nastrato che intende dire? Con il nastro da imballaggio? Nastro da imballaggio. Diventava una sostanza dura. Veniva pressato, come si dice? Veniva pressato. Senta, l'esplosivo in questi due luoghi che lei ha indicato, Corso dei Mille, Garnaschelli e quest'altro ambiente nella disponibilità di Nino Mangano, chi lo portava lì per farlo macinare? Loro inizialmente cominciarono a lavorare sul magazzino questo di che avevo detto prima, nell'abitazione di Nino Mangano. Lo Spatuzza, lo Nigro, Giuliano. Che Barranca? Adesso non mi ricordo se ci fosse l'epoca del Barranca. Dopo di ciò Nino Mangano mi disse che io mi dovevo adoperare a dargli una mano. E successivamente prendemmo come magazzino quello di Corso dei Mille Guarnaschelli. E quando adoperavo io, eravamo io, Spatuzza, Giuliano e lo Nigro. Senta, lei ha detto io non sono andato sui luoghi di Firenze, Roma e Milano, ma lei, ecco, in linea generale, sapeva poi questo esplosivo com'era arrivato al nord, com'era arrivato? Sì. Chi l'aveva trasportato? Anche perché adesso non mi ricordo, però in una di queste occasioni io aiutai a caricare. L'esplosivo veniva inviato al nord tramite un certo Carrapietro che aveva un autotreno, faceva lui l'autista, però aveva i mezzi di proprietà. Siccome uno di questi autotreni aveva una specie di nascondiglio nel rimorchio, dove si alzava il rimorchio e lì c'era una buca dove si poteva nascondere del materiale, e si caricava in questo autotreno e il car lo portava dove, a destinazione. Ma questa persona, Pietro Carra, lei l'ha conosciuta in occasione di questi trasporti esplosivi oppure sapeva chi era, l'aveva frequentata? No, già lo conoscevo da prima. Da prima mi è stata presentata da Giuliano, se non erro. Da prima? Quanto tempo prima rispetto a questi trasporti? Un anno prima, adesso non mi ricordo. Senta, oltre a questi affari, questi trasporti di esplosivo, con Carra avevate fatto qualche altro traffico illecito? Lui, se non erro, si adoperò a portare dell'hashish per conto di lo Nigro, forse, sì. Da portarlo dove, Grigoli? A Roma, forse. Lei questa storia di hashish, di questo trasporto di hashish a Roma, come la conosce? Mi fu raccontata perché fu una sorta di hashish, non so come dire, brutto. Di cattiva qualità? Cattiva, esatto, cattiva qualità. E che fu portata a Scarano per riuscirla a vendere, qualcosa del genere. Ho capito. Senta, questo personaggio Scarano vuol dire alla corte chi era? Scarano Antonino era colui che ci fornì gli alloggi a Roma per operare, sia quando ho partecipato io che sia quando
partecipano gli altri per quanto riguarda... Quindi, quando partecipa lei, siccome lei ha detto io ho partecipato solo allo Stadio Olimpico, si può dire che lei quindi aveva visto questo scarabeo. Anche per Totuccio Contorno. E anche per Totuccio Contorno, che del Totuccio Contorno è sicuramente 16 aprile 94, lo Stadio Olimpico lo vedremo in questa sede, ma comunque lei c'era in questa occasione, poi aveva saputo che questo Scarano era stato quello che gli aveva fornito appoggio agli altri a Roma per gli altri attentati, è così? Sì, ma io Scarano lo conobbi perché venne, se non erro, un paio di volte lì all'autosalone. L'autosalone di chi? Che all'epoca era in società con Giacomo Luigi. Quindi era venuto questo Scarano insieme a Giacalone lì in Sicilia, a Palermo? Sì, dopo e poi mandò via con Fiffetto Cannella. Ho capito. Quindi diciamo era una conoscenza, poi lei questo Scarano se lo ritrova a Roma, ho capito così? Sì. Ecco, se lo ritrova a Roma quando organizzate l'attentato all'Olimpico. Esattamente. Che poi mi dissero che era colui che aveva fatto... fatto sapere dove si trovasse Totuccio Contorno, che aveva dato la dritta diciamo per esatto. Contorno. Vabbè. Diciamo un'altra cosa, lei ha detto dice, questo era un gruppo di fuoco, operava, faceva gli omicidi eccellenti, il sequestro del piccolo Di Matteo. Insomma, diciamo, c'era un certo attivismo in quel periodo, le stragi. Ecco. Questo gruppo da chi prendeva ordini? Vabbè, solitamente si prende ordine dal capofamiglia, però noi all'epoca prendevamo per certi aspetti ordine direttamente da Giuseppe Gaviano, che era il capomandamento di Brancaccio. Che era il capomandamento di Brancaccio. Lei Giuseppe Gaviano è persona che... ha conosciuto personalmente, ci ha avuto un rapporto, sì. Ecco, senta, vuol dire alla corte, poi per i dettagli, Presidente, mi rimetto ai verbali perché sono diffusissimi i particolari e altro, però ai fini che ci interessano, diciamo, perlomeno il pubblico ministero in questo processo, vuol dire alla Corte, vuol dare i dati generali della preparazione all'attentato all'Olimpico? Ci venne comunicato che dovevamo fare un attentato in un'occasione di una partita di calcio allo Stadio Olimpico di Roma. Siccome tutte le volte che c'è la partita ci sono le forze dell'ordine che fanno servizio per l'ordine pubblico, adesso non so i termini giusti come si dice, che si recano allo stadio. E noi dovevamo a saltare in aria i mezzi della polizia, carabinieri, quelli che erano, che si accingevano a passare per andare dentro lo stadio. Inizialmente ci procurammo una macchina a Palermo, se non ricordo male una Lancia Tema. Addirittura ci facemmo, perché Giacalone era il mio socio dell'autosalone del meccanico, e lui negli ammortizzatori, siccome la macchina doveva essere caricata da esplosivo per non destare sospetto, negli ammortizzatori mise gli spessori, la alzò di più la macchina, caricandola andava a livello normale. La macchina poi, non mi ricordo se fu imbarcata, con cui me la ritrovai a Roma. A Roma andammo io,
Patuzza, Benigno, Lonigro, Giuliano e Giacalone. E lì Giuliano e Giacalone. No, no, aspetta, perché adesso è passato parecchio tempo. A Roma per l'Olimpico eravamo io, Spaduzza, Lonigro, Benigno, Giacalone e Giuliano, sì. Senta, prima di questo spostamento, diciamo, a Roma, c'era stata qualche riunione, qualche vi era stato comunicato? Lei ha detto, raccontando il fatto, ha detto ci fu comunicato, ecco, chi ve l'ha detto questa informazione, questa direttiva, che la chiamano come meglio crede? Graviano. Giuseppe Graviano? Sì. Dove si ricorda dove avvenne questa riunione, dove ne parlaste di questo fatto? Se non erro a Misilmeri, in una villetta di Misilmeri. In una villetta, una casa a Misilmeri. A Misilmeri. C'era pure questo Benigno. Sì. Questo Benigno che era un... Benigno... A chi apparteneva, ecco. Apparteneva alla famiglia di Misilmeri. Alla dipendenza di Giuseppe Lobianco. C'erano buoni rapporti fra Giuseppe Graviano e questo capo di Misilmeri? C'erano buoni rapporti perché io ho fatto omicidi a Misilmeri per dare la mano proprio allo Bianco. Ho capito. Quindi Giuseppe Graviano vi riunisce in questo villino, vi dice che c'è da fare questo attentato, voi organizzate la macchina, l'esplosivo è sempre Carra e si occupa di portarlo su? Sì, l'esplosivo viene caricato nel camion di Carra. In quell'occasione addirittura furono tagliati due bidoni all'incirca di tondini di ferro che dovevano essere collocati nella macchina per fare ancora più male. Quindi vennero messi questi tondini di ferro, diciamo, a modo di proiettili dentro l'esplosivo? Esatto. Non dentro l'esplosivo, dentro la macchina, dentro il cofano della macchina. Nel momento in cui c'è l'esplosione, c'è la detonazione, tutti questi tondini diventavano tutti proiettili per aumentare, diciamo, l'efficacia offensiva di questa autobomba. Poi, ecco, fatte questi preparativi a Palermo, ha detto vi ritrovate a Roma, dove c'è Scarano che vi cura, diciamo, il logistico, no? Esatto. Vuol dire alla corte dove prendeste alloggio per preparare questo attentato? Allora, l'attentato all'epoca, il contorno si trovava a Formello, se non ricordo male. E noi eravamo alloggiati a Capena, qualcosa del genere. Era una villetta che aveva preso in affitto lo Scarano. Quindi in questa villetta di Capena, non ho capito bene, avete preparato l'attentato? No, scusi. L'attentato quella, a contorno, no, quello allo stadio? No, ho fatto confusione con contorno. Per quanto riguarda, sono passati già, non so, 15-18 anni, quindi... Per quanto riguarda l'Olimpico, noi pigliamo un appartamento, mi portano in un appartamento a Roma, ma siccome c'era la portinaia che aveva notato questo arrivare di gente, non so che abbiamo fatto impressione, non lo so, si lamentò un po' della cosa, allora evitammo e gli disse allo Scarano di portarci in un altro posto. E questo altro posto, non mi ricordo se era a Torbaianica, adesso non mi ricordo. In una località di mare vicino Roma? Esatto, era proprio vicino al mare. Quindi c'era quest'altro villino a Torbaianica, procurato, sì, sempre da Scarano? Sì. E
Quindi da Roma centro, capito, vi siete spostati a Tor Vaianica. Esattamente. Lì proseguirono questi preparativi per l'autobomba. Ecco, può spiegare alla Porte poi se lei, diciamo, rimase fino alla fine della preparazione di questo attentato, oppure se ci fu qualche circostanza per cui lei tornò prima a Palermo? Allora, i preparativi vengono fatti in un magazzino che era di proprietà, era una cosa di bibite che apparteneva allo Scarano. La macchina è stata messa lì e lì fu caricata ad esplosivo. Ci furono tutti i preparativi elettrici perché doveva funzionare col telecomando, cosa che se ne occupava Benigno. Mi ricordo che si fecero pure delle prove col telecomando e la lucina accendeva, quindi l'impulso arrivava. Però succede poi che sale a Roma Giuseppe Gaviano, e lì con Giuseppe Gaviano, mi scusi Grigoli, Giuseppe Gaviano lei dove lo vede? Lì a Tor Vaianica, adesso non so se esattamente il termine è così, Tor Vaianica, questo villino vicino al mare. Quindi lei un bel giorno si vede arrivare Giuseppe Gaviano lì al villino? Sì. Se lo ricorda, se venne da solo, se c'era qualcuno con... Io non mi ricordo se fu accompagnato da... che però non entrò, o Perfetto Cannella o Vittorio Tutino. Vittorio Tutino è sempre uno di quelli del vostro gruppo? Sì. Ecco, se le ricorda quali disposizioni dette Graviano in questa occasione? E lì si parlò che per fare l'operazione eravamo in tanti e si decise di scendere giù a Palermo, perché i preparativi erano quasi tutti fatti, erano già... Cioè l'autobomba era pronta? Sì, bastava uno che posteggiasse la macchina, uno che lo pigliava per portarlo indietro. C'è una macchina d'appoggio, diciamo. Sì, per portare, perché l'Onigo lasciava la macchina. L'autobomba, chiamiamola l'autobomba così. Sì. La tema. Scarano, se non erro, lo pigliava in consegna dopo aver parcheggiato. E poi c'erano Spatuzza e il Benigno, che non era Giuliano che prendeva in consegna, non lo Scarano, Giuliano che prendeva in consegna il Lonigro, e Spatuzza e il Benigno con la motocicletta lì su, adesso non lo so spiegare bene, c'era un cavalcavia, qualcosa dove si vedeva. Nella zona dello Stadio Olimpico? Era un punto più idoneo dove si vedeva che entravano i mezzi delle forze dell'ordine, e lì il Benigno doveva azionare il telecomando. Perfetto. Quindi, siccome la zona dello Stato Olimpico, penso ai più è nota, effettivamente lì c'è un cavalcavia, queste erano le disposizioni per l'esecuzione del fatto. Sì, dice, quindi dice, siamo... Quindi eravate di più di delle persone necessarie. È inutile, dice, che rischiamo in tanti, visto che è tutto pronto. Con Graviano si è deciso che di scendere io e Giacalone. Quindi che lei e Giacalone tornaste indietro a Palermo. Sì. Quindi a Roma rimangono Lonigro, capito bene, Spatuzza, Giuliano e Benigno. Perfetto. Poi lei di questo attentato fallito, mancato, seppe qualcosa da loro? Io scesi, se non erro, il sabato, l'attentato doveva essere la domenica, difatti io mi aspettavo che da un momento all'altro tutti i telegiornali dessero la notizia, cosa che invece non avvenne, e poi ho saputo i motivi per cui non avvenne, perché poi loro vennero giù e mi spiegarono quello che è successo. Cosa era successo? Era successo che il telecomando che perlomeno non arrivò l'impulso del telecomando.
Senta, seppe per quale ragione poi questo attentato non venne replicato, non venne, diciamo, provato un'altra volta? No, non seppi più niente, non ci fu più cosa che un po' mi stranizzò, dico, ma come mai? Non venne più replicato. Senta, possiamo dare due coordinate di tipo temporale? Che lei nel raccontare questo fatto ha fatto una certa sovrapposizione al fatto all'attentato a contorno, eh? Quello, l'attentato a contorno, lo sappiamo con sicurezza perché il fatto è successo, l'esplosivo venne trovato ed è il 16 aprile. Ecco, lei questo racconto di questo episodio, quando lo colloca dal punto di vista temporale? Io ho fatto sempre fatica con le date, lei lo sa, dottore. L'unico, siccome ci saranno sicuramente scritto in qualche posto, in poche parole, io mi ricordo che il periodo che abbiamo preparato l'esplosivo, in quel periodo abbiamo dato fuoco a un'autovettura di un costruttore in pieno giorno. E il periodo era quello lì. Scusi Grigoli, aspetta un attimo, perché questo riferimento nei suoi verbali, questo riferimento a questa vettura, a questo costruttore, al bruciamento, lei lo pone come punto di riferimento per la macinazione dell'esplosivo. Quindi mi segue? Sì. Invece io le stavo chiedendo ora dell'attentato olimpico, se nei suoi ricordi di oggi c'è qualche elemento obiettivo che ci può far ricordare. Se lei questo elemento oggettivo non se lo ricorda, o meglio non l'ha mai detto, va bene così ugualmente, poi vedremo. No, noi non mi ricordo. Però lei ricorda che c'era di mezzo anche la preparazione dell'attentato a contorno, ho capito bene? Sì, quello è stato... Sono due cose che quasi si sovrappongono? Sì. Si può dire questo? Sì, sì, non è che è stato lontanissimo... No, rispetto a contorno. Sì. Mi fermo qui. Le do un altro punto di riferimento. Lei, e sicuramente se ne dovrà ricordare perché era il vostro capo, si ricorda quando vennero arrestati in Graviano? Lei se lo ricorda, no, non la data, ma il fatto dell'arresto dei Graviano, se lo ricorda? Dell'arresto dei Graviano mi ricordo benissimo, solo che il problema è sempre... No, ma anche quello non c'è bisogno che ce lo dica lei, perché si sa quando sono stati arrestati i Graviano. Io le sto facendo la domanda per chiederle se rispetto a questo arresto dei Graviano, questo attentato all'Olimpico è più o meno vicino, ecco. Sì, da lì a poco vengono arrestati i Graviano. Quindi i Graviano non furono arrestati da lì a poco rispetto all'attentato all'Olimpico? Esatto. Bene. Altra cosa. Dopo l'arresto dei Graviano cosa succede? Chi prende in mano tutta la situazione lì del mandamento delle varie famiglie? Il capo del mandamento di Brancaccio diviene il mio capo famiglia, cioè Nino Mangano. Quindi Nino Mangano diventa a capo di tutto il mandamento, così? Sì. Degli altri fatti, Firenze, Roma, Milano, lei ha detto, io ho saputo perché me l'avevano raccontato quegli altri, giusto? Sì, che avevano partecipato, ecco. Se ne parlava tranquillamente. Dell'attentato a contorno, lei invece ha avuto un ruolo operativo, è così? Sì. Ha detto che come punto di riferimento per questo attentato era questa villetta invece che avevate a Capena. Sì. Capena, che distava, adesso non mi ricordo, un quarto d'ora, 20 minuti da Formello. Formello che aveva un significato in questa preparazione dell'attentato? Formello era il luogo dove doveva essere attuato l'attentato. Ho capito. Dove fu
attuato, solo che poi non andò bene nemmeno questo, perché... Sì, lì successe che in quel caso il detonatore è esploso, ma risultò difettare perché noi, oltre al tritolo, avevamo utilizzato... Quindi lei ha detto ci fu un problema di innesco dell'esplosivo, eh? Cioè fu una sorta di esplosivo difettoso, perché oltre al tritolo avevamo della gelatina e il detonatore, fortunatamente in questo caso, fu messo in questa gelatina. Quando il contorno passò, se ci fu dato l'impulso, difatti io sentii addirittura lo scoppio del detonatore, ma l'esplosivo non venne innescato. Senta, a proposito, lei ha parlato di tritolo, genericamente così, ho usato questa espressione, ma questo esplosivo di contorno era uguale all'esplosivo utilizzato per le altre stragi, compresa quella dell'Olimpico, era diverso? Io mi ricordo... Forse il tritolo in questo caso non c'era. C'era un esplosivo che lo chiamavamo in gergo il dash, perché era bianco come il detersivo per le lavatrici. Quindi lo chiamavamo il dash per questo motivo qua. E dell'altra polvere nera, se non ricordo male, è questa gelatina. Ma se non erro non c'era il tritolo, perché siccome l'uccisione, l'attentato a contorno andava sicuramente imputato alla mafia, non volevamo fare delle utilizzare lo stesso esplosivo per quanto riguarda gli attentati, per non dare la certezza che fossimo di natura mafiosa. Ok, benissimo. Io su questo fatto non mi fermerei a questo punto. Ho bisogno un attimino di capire meglio questa evoluzione nel mandamento di Brancaccio. Allora, durante le stragi, se esemplifichiamo, comanda il mandamento Graviano. Sì. Poi ha detto arrestato Graviano. C'è Nino Mangano. Sì. Quando viene arrestato Nino Mangano, chi è che piglia in mano le sorti del mandamento? All'epoca io sono latitante nel Trapanese. In uno degli appuntamenti con Matteo Messina Denaro mi lasciò intendere che dovevo succedere io al mandamento di Brancaccio. Poi invece ci fu Nino Melodia che mi ebbe a dire che era stato fatto lo spaduzzo. Glielo disse Melodia, ma lei a suo tempo seppe perché Spatuzza e da chi Spatuzza era stato, per così dire, investito di questa carica? Matteo Messina Denaro sicuramente, era uno dei... Era uno degli sponsor. La scelta potevo intuirla. E cioè? E cioè che io avevo un cognato nell'arma dei carabinieri. E questo fatto la rendeva indegno? E questa cosa la sapevamo in pochissime. Credo anche il Bagarello la sapesse. Nino Mangano mi ha detto di non dire niente a nessuno. Dice, non sapevano che lei aveva un cognato. Che? Non sapevano che aveva un cognato carabiniere? La sapevano in pochissimi, io avevo informato subito quando sono stato avvicinato di questa mia parentela. Esatto. Nino Mangano mi disse non ti preoccupare. Era non dico una colpa, ma era un ostacolo, sì. Senta Grigoli, magari se lei mi può
confermare ovvero smentire questa sua precedente affermazione, perché lei appunto quando la interrogammo sia nelle indagini sia nel dibattimento precedente, lei disse che praticamente lei Grigoli aveva avuto incarichi da Garveano dal carcere attraverso Nino Mangano e che era stato sempre Graviano a volere Spatuzza capo del mandamento. La conferma questa affermazione? No, questa è che Graviano ci ha ordinato omicidi? No. Che quello sì, attraverso, mentre era in carcere. Sul fatto che voleva Spatuzza come mandamento io non ne so niente. Però sta di fatto che Spatuzza poi le risultò che era diventato, diciamo così, capo mandamento. Sì, mi fu detto da Nino Malodia, mi disse che avevano... Mi ha detto, sto alle parole, mi ha detto Matteo Massimo Denaro, dice qualunque cosa hai bisogno devi parlare con Spatuzza. Perfetto. Senta, torniamo ora un po' indietro. Lei quindi aveva saputo queste confidenze, che questi avevano fatto gli attentati in continente. Ecco, nel vostro gruppo se ne parlò mai delle motivazioni, delle ragioni per cui erano stati fatti questi attentati? Allora, di Contorno ci ha detto, dice, vabbè, Contorno era un nemico di Cosa Nostra, addirittura aveva utilizzato un esplosivo diverso. Ecco. Le fu detto qualcosa, Grigoli? Quello che a me è stato detto, si diceva che lo Stato doveva scendere a patti con Cosa Nostra. Questi discorsi lei con chi li faceva? Difficili con Nino Mangano, adesso con esattezza con chi, Nino Mangano sicuramente, con quelli del gruppo adesso non mi ricordo con chi ne ho parlato, ma la sostanza era quella, era evidente, perché si diceva, visto anche che in altre occasioni Cosa Nostra è stata contattata dallo Stato facendo questi tipi di operazione, sicuramente tornava a contattare lo Stato Cosa Nostra per vedere un po' cosa si potesse fare. Quindi lo Stato avrebbe capito? Lo Stato avrebbe capito? Avrebbe capito o perlomeno avrebbe chiesto, come in qualche altra occasione, tipo... Che lo Stato va a giro e dice, scusate, ma chi ha messo le bombe, per quale... cioè, fa una sorta di inchiesta per capire... Quanto... un'inchiesta ufficiale, ovviamente. Per come regolarsi, un'inchiesta per sapere come regolarsi. Quello che io ho saputo, per esempio, per quanto riguardasse Aldo Moro, qualcuno venne contattato. Come altre volte eravate stati contattati, anche stavolta si pensava. Non è che sto dicendo tutti i giorni che eravamo contattati. Quindi allora, la motivazione era questa, ecco, ma lei sa come poteva, le venne detto da qualcuno come poteva avvenire questo contatto con lo Stato in relazione, diciamo, a questi attentati? Nei particolari non si è sceso chi doveva contattare chi. Ecco, sa se questo gruppo qualcuno aveva dei riferimenti, aveva dei contatti in quel periodo? Ma lei parla politici. Sì, contatti in quest'ottica che riguarda lo Stato. Per quanto riguarda lo Stato, il contatto chi fosse, io non ne ho parlato mai con nessuno. È stato, intendo, un capitano, un colonnello, un generale, uno del SIS, adesso io, di chi fosse il contatto, per quanto riguarda le forze dell'ordine, io non ne sono a conoscenza. So come era risaputo che con la politica si andava a braccio. E questo braccio ci vuol dire con chi era, se c'era, se per quello che venne, per quello che lei poteva constatare? Ma io un esempio che gli posso fare è che so che
siccome io di politica non ne capivo assolutamente nulla in quel periodo, non mi interessavo di politica, non parlavo di politica, non ne capivo niente di politica, però non mi ricordo precisamente se fu, perché noi ci fu in quel periodo proprio un muoversi per la politica, si doveva fare un partito politico. Ci furono fatti addirittura dei congressi, abbiamo invitato persone a fare confusione in alberghi dove si stava creando un partito politico all'epoca, se non mi ricordo male si doveva chiamare la Sicilia Libera, qualcosa del genere. Eravamo in prossimità di elezioni, se non erro. Questo partito era, doveva essere composto da gente, se non di Cosa Nostra, molto vicino a Cosa Nostra. E poi non mi ricordo se fu questa l'occasione, ne parlai con Nino Mangano, come mai non se ne fece più niente. Che questo progetto di questa Sicilia Libera poi non venne portato più avanti? No, no. Per quello io parlai di politica con Nino Mangano, perché disse, ma com'è finita quella storia? Se non erro fu questo il momento in cui lui mi ebbe a riferire di un personaggio. E cosa le disse Nino Mangano? Mi disse che, in gergo all'epoca mi diceva i picciot, quando mi diceva i picciot erano i Graviano, e mi disse che i Graviano avevano in mano un personaggio. Chi era questo personaggio? All'epoca a me non mi diceva nulla, oggi mi dice qualcosa, si chiamava Dell'Utri. La mamma Dell'Utri? Dell'Utri? Sì. Vuol spiegare quindi il contesto in cui le venne fatto questo nome, di questo contatto? Quindi ho capito, ne parla quando Sicilia Libera non va più avanti. Ho spiegato il motivo, se non ricordo male, per cui una delle poche volte che ho parlato di politica è stato questo, questo qui. Quindi suppongo che fu quando ci fu quell'occasione, che ci fu quel movimento per quanto riguarda la politica che si stava creando e che non ebbe più a succedere. Io, se non erro, fu in quell'occasione che disse come mai non... fu in quell'occasione? E disse qualcosa, sì. Quindi diciamo questa spiegazione gliela dette Nino Mangano? Sì, che i Graviano avevano questa persona in mano. Ma non le dette ulteriori dati per capire che cosa significava avere questa persona in mano? Io, come dicevo prima, io di politica non ci capivo niente. Posso dare delle mie interpretazioni, ma possono essere anche errate. Di questo contatto, di questa affermazione di Nino Mangano, lei poi ebbe qualche conferma, qualche smentita, ebbe un seguito questa confidenza di Nino Mangano, oppure la cosa rimase lì? Non mi ricordo di altri discorsi. Ecco, gli disse Nino Mangano se per caso c'erano stati dei fatti concreti per cui lui aveva potuto fare questa affermazione? Non mi ricordo. Senta, lei venne interrogato qui a Firenze da noi, da me, da dottor Crini, il 5 novembre 2009, e a questo proposito lei citò tutta una storia di un figliolo di un certo D'Agostino da far introdurre in una squadra di calcio. Esattamente. Ecco, la vuole spiegare alla Corte questa situazione? La situazione è quella che c'è un ragazzino, anche se sa giocare a calcio, che si chiama D'Agostino Gaetano, che era il figlio di
D'Agostino Giuseppe, adesso non mi ricordo. Comunque, in poche parole, i Graviano si interessarono per farlo giocare nel Milan, cosa che avvenne. Questo interessamento avvenne tramite dell'Utri? E in quest'altra occasione uscì fuori il nome di prima. Di prima, dall'Utri. Non, le vennero date altre informazioni su, su questo contatto fra i Graviano e dell'Utri? Oltre a questo fatto che lei ci sta raccontando del figliolo nel Milan? No. No. Non ha avuto ulteriori indicazioni poi anche dopo, perché lei rispetto, diciamo, i fatti di cui ci occupiamo, le stragi sono del 93, inizio 94, lei viene arrestato a giugno 97, ebbe 3 anni buoni di militanza, no? Da latitante, ho capito, da irreperibile prima, latitante poi, eccetera. Sul discorso delle stragi con Matteo Messina Denaro, con i Ferro, non c'è più tornato lei? No, no, io non parlavo mai di nessun fatto che io commettevo, per una sorta di, se facevo un omicidio non ne parlavo con chi non è stato presente nell'omicidio, a meno che non ero autorizzato a parlarlo. Bene, non ho altro, Presidente, grazie. Grazie. Avvocato ammannato per la parte civile. Signor Presidente, chiedo scusa. Se pensa che la cosa duri un po', io ho bisogno di andare in bagno un attimo. Allora facciamo una breve sospensione, proprio 5 minuti, perché altrimenti perdiamo il ritmo. Va bene, si copra per favore. Sì, sì. Infatti è quello, se lo sposto più in qua ci lascio un barco. Va bene, allora ci ritiriamo anche noi, no? Presidente, prima di dare la parola alla parte civile, perché una precisazione a Grigoli. Presidente, mi scusi, solo per formalità volevo avvertirla, Presidente, volevo avvertirla, sono Avvocato Ferrara per Stefanini, riprendo il possesso della difesa, grazie. Posso, Presidente? Grazie. Grigoli, sono sempre il dottor Nicolosi. Prima di chiudere l'esame volevo farle quest'ultima domanda. Quando lei dagli altri, diciamo, suoi del gruppo ha le notizie relative a queste stragi, quelle a cui lei non aveva partecipato, tanto per intensi, non aveva partecipato sul campo, lei si ricorda se c'erano state delle lamentele, se qualcuno aveva fatto delle rimostranze su come venivano organizzate le cose sul campo? Presidente da Viterbo. Non so se il pubblico ministero sta parlando, ma non abbiamo ascoltato niente dall'inizio che è ripresa l'udienza. Posso riprendere la domanda? Perché era spento il mio? No, adesso mi sente? Sente adesso? Adesso sì. Sente il pubblico ministero? Sì, adesso sì, Presidente. Vediamo, Ripeto la domanda. Allora, ripeto la domanda. Sì, adesso va bene, Presidente. Ripeto la domanda.
Grigoli, le stavo chiedendo se aveva appreso, se aveva saputo da qualcuno, dagli altri componenti del gruppo, se in occasione delle stragi di Firenze, Roma, Milano, ovviamente quelle a cui lei non aveva materialmente partecipato, c'erano state, Costanzo, c'erano state delle lamentele su chi coordinava sul campo, diciamo, questi lavori, ecco. Adesso non mi ricordo con esattezza quale fu dei tre, però ebbero a dirmi che, siccome inizialmente non faceva parte del gruppo Spatuzza, ne faceva parte invece Fifetto Cannella, ebbero a lamentarsi di Fifetto Cannella, allorché Giuseppe Gaviano gli disse se gli andava bene eventualmente lo Spatuzza, cosa che loro affermarono positivamente, e quindi di conseguenza lo Spatuzza ebbe modo di partecipare nei rimanenti. Sì, la mia domanda, scusi, ma da quale a quale facciamo distinguere? Ecco, infatti, presidente, stavo puntualizzando due cose. Da quale momento in poi, diciamo così, Graviano fa sapere che deve essere Spatuzza a coordinare questo gruppo? Non era questione di coordinare, era questione, a quanto pare, di operatività del Fifetto Cannella che non rendeva. Ma sul terreno più specifico? Sì. Quali erano gli addebiti che venivano mossi? Adesso non mi ricordo con esattezza, proprio tipo che aveva paura. Era stato mostrato incertezza, tentennamenti. Sì, sì, forse se non erro di Costanzo fu. E da allora interviene subentro Spatuzza. Sì. Ecco, la precisazione lei l'ha resa. In realtà anche quando l'abbiamo interrogato a suo tempo, le disse che che Spatuzza era subentrato dopo l'attentato a Costanzo. Nei verbali nostri in realtà lei aveva usato anche questa espressione, c'era stata la richiesta e comunque la indicazione da Graviano che fosse Spatuzza a coordinare, diciamo, l'esecuzione materiale dei fatti, avere un ruolo un po', come dire, come punto di riferimento, ecco. Mi segue, Grigoli? Adesso non mi ricordo di coordinare. La sta facendo sotto forma, sì, di contestazione, sì, immagino. Sì, certo. No, facendo riferimento a uno specifico verbale. Certamente, immagino. Sì, 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 no. Ma c'è un giudicato su questo. Eh? Per la Corte. Sì, sì. Cioè Cannella è stata assolto da un certo punto in poi. No, no, ma io non chiedevo per Cannella, chiedevo per Spatuzza. Non c'entra, perché se no, però c'entra per il riscontro a Spatuzza dopo, per i popolari di qui. La Corte non lo sa, ma comunque, perlomeno lo sa in questo momento, poi quando leggeremo gli atti lo sapremo. Le note a tutti da tempo, Spatuzza compreso. Tranne che alla Corte, ovviamente. No, anche a voi, perché l'avete la sentenza di condanna. Sì, certo. Mi consente che man mano stiamo leggendo, ma materiale così ampio. Vabbè, no, in realtà la mia domanda, avvocato, non era rivolta a conoscere di Cannella quanto di Spatuzza. Sì, volevo questa precisazione. In effetti non c'entra la soluzione, sono due cose, sono due cose diverse. Diverse, avvocato. Vabbè. Chiarito questo passaggio, l'esame è concluso. Va bene, allora l'avvocato Ammannato. Sì, avvocato Ammannato, difensore di parte civile. Signor Grigoli, ecco, può specificare meglio, come aveva fatto nei precedenti interrogatori, per quanto riguarda la causale delle stragi, la ragione? Lei anche oggi ha detto che prima le ha sentito parlare dal gruppo. Ecco, può specificare chi e anche quando? Come ho già detto al pubblico ministero, io sicuramente non ho parlato con Nino Mangano. Sì, di questo chi... però mi pare dall'interrogatorio in un secondo momento. Avvocato, comunque mi dica. Così lo blocchiamo, non fa neppure l'interesse della sua strategia. Stavo dicendo altre cose, lei gli dà sulla voce e gli impedisce. Sicuramente con Nino Mangano, e poi di chi degli altri del gruppo a distanza io di tutti questi anni non me lo ricordo.
Ecco, si ricorda, lei ha detto oggi che si è reso latitante dopo l'arresto nel giugno 95 di Bagarella e di Filippo. In questo periodo di latitanza si ebbe a incontrare con il gruppo, cioè con Giuliano tra gli altri e quindi con Lonigro, Barranca? Allora, io ebbe a incontrarmi un paio di volte con alcuni componenti del gruppo, non con tutti, perché a me mi era stato detto da Matteo Messina Denaro che io, se c'era da fare eventualmente qualcosa, che gliela lasciassi fare a loro e che io me ne ritenessi dal latitante lì del Trapanese. Ecco, in queste occasioni in cui incontra queste persone del gruppo di fuoco, ecco, che cosa le hanno riferito esattamente sulle stragi del 93? Ma quelli erano incontri dovuti magari a fare qualche operazione, non erano incontri dove si... No, io non ho parlato di queste cose in quei pochi incontri che ebbe ad avere dopo la mia latitanza. Ma anche prima, anche nell'interrogatorio, ha confermato che parlando col gruppo ha detto lo scopo delle stragi, non durante la mia latitanza, molto prima. E qual era lo scopo delle stragi? Come ho detto prima, era ammirare che lo Stato scendesse a patti con... Su quale terreno specifico però? Su quale argomento? Quale... A patti è un po' troppo generico. Le fu indicato... C'erano delle richieste di Cosa Nostra e doveva patteggiare con lo Stato questi... Qual erano queste? Le cose che volevano a Cosa Nostra era il 41 bis, una serie... di altre situazioni. Ma come avrebbe fatto lo Stato a sapere esattamente qual era l'out che si poneva con queste azioni stragistiche? Come capiva? Come avrebbe fatto a capire? Non ho capito la domanda. Cioè, io faccio esplodere le bombe, do questo messaggio, cioè le bombe sono finalizzate, non erano fine a se stesse, ovviamente, è quello che lei sta dicendo. Non aveva nessun motivo di esistere le stragi solo per quello. Appunto, siamo d'accordo. Siamo d'accordo sul piano logico, lo capisco. È chiaro. Ma come faceva lo Stato a capire quali erano le richieste di Cosa Nostra? C'era sicuramente gli intermediari che avrebbero illustrato in qualche modo. Ma cosa sai in ordine a questi intermediari? No, infatti ho detto prima, io non so le persone specifiche che hanno fatto da intermediari o io. Persone specifiche no, ma le dissero che esistevano, guarda, di Cosa Nostra, a quello che le posso dire io per la mia esperienza, tra virgolette, esperienza, è che aveva contatti con qualsiasi tipo di settori istituzionali e continui, permanenti, dei canali permanenti. Non c'era bisogno di sta cosa, si trovava la strada, non so come, ma c'era chi per conto di chi conosceva chi e che faceva chi. Livelli istituzionali di che tipo? Medio, alto? Politico, giuridico, sanitario, di ogni tipo, guarda. Quello io lo posso garantire. Ecco, senza fare i nomi, però dietro qualcuno le disse, Mangano per esempio, le disse c'è già un canale attivato oppure attiveremo un canale per far conoscere... No, le parole sono state poche, concise e ci siamo capiti. A che cosa miravano quel tipo di operazione? Che lo Stato attraverso il canale avrebbe saputo, sì, cosa si voleva. E lì nascevano le richieste. Ma poi si ottenne qualche cosa, quel che le sappia su questo terreno? Io questo non lo so, so solo comunque che anche attraverso i media vedevo che lo Stato era molto in difficoltà. Io mi ricordo la frase del dottor Caponetto che diceva tutto. La frase? Tipo che non c'è più niente da fare. Dopo la morte di Borsellino. Figuriamoci dopo. Ah, dice, se già era difficoltà. Cioè, c'erano. Vabbè.
scusi, è avvocato, ma insomma certe cose vanno chieste, sì, sarà il caldo. Certo. Prego. Quindi esatto dire che ha affermato che i contatti politici tra Cosa Nostra e certi politici c'erano come cosa certa? Contatti con i politici? Sì. Ecco, in questi incontri, e sto dicendo sempre col gruppo, il Giuliano le è da parlare di rivendicazioni fatte da Giuliano, chiaramente a nome Falange Armata? Esattamente. Ecco, può chiarire alla Corte questo punto? So per detta di Giuliano, proprio come dice lei, che inizialmente quando vennero a succedere le prime stragi venivano fatte delle telefonate anonime dove si rivendicavano le stragi a nome della Falange Armata. Le ha spiegato anche il motivo perché rivendicavano a nome Falange Armata? Non mi ricordo di... Forse quello che ha detto prima, cioè quando c'è di mezzo atti di terrorismo accennato alle Brigate Rosse, sì, lo Stato apre un canale, un dialogo, sì, o una trattativa. Si può chiarire la Corte? Sì, sì. Questo non è stato discusso, però era... Cioè, io che quando sentivo le cose mi facevo le mie opinioni e quella poteva essere la motivazione per cui... Lei ha un po' di difficoltà o reticenza o paura a parlare di questi contatti politici di Cosa Nostra? Che, come dire, che lui non è reticente, mentre all'obbligo giuridico è una domanda un po' politica. Ma Presidente, c'è opposizione anche da parte della difesa di Grigoli. L'ho preceduto, avvocato. Il motivo è che a pagina 21 del... Sta dicendo la verità, No, solo se ha una certa difficoltà umanamente comprensibile a parlare di questi rapporti e questi canali. Se lui risponde di sì, noi dobbiamo arguirne che non sta dicendo tutta la verità. No. Perché ha l'obbligo di dirla, che devo fare io? Puoi trasmettere gli altri? No, la frase, signor Presidente, è allora è questa. Ha dichiarato a pagina 21, io quando parlo di omicidi sono credibile, quando comincio a parlare di politica uno diventa inattendibile. Ecco. Questa è la frase detta dal... Pagina 21 detta da Grigoli. Quindi la mia domanda è, ha questo timore che quando parla di... Quando l'ha detta questa frase? Nell'interrogatorio quello che... Al pubblico ministero. Del pubblico ministero, certo. Quindi quello di cui si sta parlando, Grigoli Salvatore, 5/11/2000. Ha paura ancora, signor, di essere inattendibile? Cioè, allora, se questa è la sua umana... Qualora lei conoscesse e dicesse cose riguardanti i livelli politici... Io innanzitutto ho sempre detto la verità, anche oggi sto dicendo la verità, non ho motivo di dire... Che non mi interessa, non ci guadagnerei nulla. Che però prendere certe argomentazioni è difficoltoso, basta guardare un po' quello che accade, quello sì, cioè c'è di difficoltà a parlarne, non dire falsità o dire avere difficoltà. Se poi guardi che chi ne parla paga pure le conseguenze, ancora di più ti vengono in difficoltà. Grigoli, la comprendo benissimo, infatti la mia domanda è se ha difficoltà chiaramente a trattare certi argomenti. Questo era proprio, siccome l'aveva già detto ai pubblici ministeri, ora lo sa anche la Corte. Ecco, l'altra fonte, oltre a quella del gruppo e a Giuliano che gli parlava così dello scopo delle stragi, come ha detto, e della Falange Armata per, diciamo, dare una forma di terrorismo a queste stragi. Poi le ha detto che l'altra fonte sua di conoscenza è Nino Mangano? Sì. Ecco, con Nino Mangano lei poi ne ha parlato con altre persone o esclusivamente e riservatamente solo con lui? Ma io con determinate cose ne parlavo solo e esclusivamente con Nino Mangano per questioni di... Ecco, può collocare il periodo? Nino Mangano doveva diventare capomandamento o era già capomandamento dopo l'arresto di Giuseppe Graviano? Già Nino Mangano era capofamiglia prima della mia appartenenza, sì. E questi discorsi li faceva già da prima? Non mi ricordo io il periodo
io con le date, tutti i procedimenti sanno, tutti. Ma lei, guardi, le suggerisco un espediente, invece di pensare alle date, faccia riferimento ai fatti. Allora, prima di questo accadimento, prima della strage, prima che diventasse... Ma prima non avevo modo di parlarne perché ancora non erano effettuate. Ecco, non c'era. Nel momento in cui si cominciano a effettuare, allora è logico che si comincia a parlare. Ecco, quindi diciamo la varie volte Mangano le ha detto il discorso che i Graviani avevano un canale riservato diretto con Dell'Utri? Io, come ho detto prima, non parlavo tutti i giorni di politica. Io ne ho parlato di queste cose qui, se saranno state 2 o 3 volte, che ne so. Ecco, può dire il contenuto esatto di questi colloqui tra lei e Mangano, voi due soli? I contenuti, quelli che io ricordo oggi, sono che lui ebbe a dirmi che i Graviani avevano un personaggio nelle mani, quando lui mi fece il nome all'epoca a me non mi diceva nulla, oggi invece mi dice qualcosa. E la prima volta che lo sentiva fare? Come? La prima volta che lo sentiva fare questo nome? Sì. Quella fu la prima volta che sentì fare il nome di Dell'Utri, sì. Prima non aveva sentito. Questi rapporti erano rapporti che, da quello che ha detto Nino Mangano, c'era da un giorno prima oppure c'erano anche da tempo? Avevano nelle mani significa averlo nelle mani, significa averlo a disposizione, se non di tutto, quasi tutto. Averlo a disposizione tutto e da quanto tempo, grosso modo, cioè, ripeto, un periodo un giorno prima oppure anche da un anno, diversi anni? Non è che ce l'hanno nelle mani dallo giorno domani, ce l'hanno nelle mani significa che questo è vicino, che questo si mette a disposizione, che questo in gergo ce l'hanno nelle mani significa ben altro di un giorno prima. Quando Nino Mangano gli fa questo discorso lo collega con una stretta colleganza anche alle stragi del 93? Temporalmente dice. Risponda lei, appunto, il discorso di Nino Mangano l'ha fatto lei. Il discorso di Mangano, l'indicazione di Dell'Utri come persona, diciamo, disponibile. L'ha già detto nel verbale interrogatorio, ma se lo ricorda, se no poi le posso leggere il passaggio. Si ricollegava alle stragi, vuol sapere. Il periodo è stato quello lì. Perché appunto a pagina 24 ha detto la correlazione c'è, quello è il periodo delle stragi, quella strategia che si stava adoperando per far scendere a patti lo Stato. Ecco, può oggi questo pensiero suo è esatto o no? Del periodo parliamo. Sì, del periodo e della strategia. Sì, il periodo per sapere poco è quello lì. E della correlazione di questo discorso di Nino Mangano con il nome di Dell'Utri. Quello è diverso, perché può darsi che, come dicevo prima, ne ho parlato per quanto riguarda la Sicilia Libera, la correlazione Sicilia Libera. Ecco, le posso però ricordare o contestare, leggo pagina 24 testualmente, Grigoli Salvatore a domanda analoga mia da parte dei pubblici ministeri, la correlazione c'è. Quella che è stata il periodo in cui ho sentito parlare di Dell'Utri è quello il periodo delle stragi. Correlazione temporale. Scusi, lo sta confermando. Sì, ecco, come lui stesso. Infatti, per capire. La relazione temporale è una cosa, la relazione contenutistica o ideale è un'altra. E più sotto, le ricordo il contesto, sempre la stessa pagina, si parlava che tutta quella strategia che si stava adoperando era proprio per far scendere a patti lo Stato. Come ha detto sì, prima. Grazie, un'altra domanda. Altri difensori delle parti civili? Divento seduto, Presidente, perché forse D'Ippolito forse sente meglio stando seduti, c'è il problema. Sì, stia pure seduto e così arriva meglio. Senta, signor Grigoli, tornando su questa questione della... Lei diceva prima c'era questa idea di fare un partito, Sicilia Libera, vero? Sì, non un'idea mia, un'idea di Cosa Nostra. Sì, certo. Poi a un certo punto spunta fuori il nome di Dell'Utri e non ho capito, Sicilia Libera non la fanno più. Esattamente come dice lei, io non l'ho detto. Io ho detto che
nel momento in cui poi non se ne fa più niente di questa strategia libera, che invece poco prima sembrava una cosa abbastanza importante, come ho detto ci siamo messi tutti in moto, andavamo nei suoi congressi, invitavamo un sacco di gente a fare confusione e quant'altro, poi non se ne fece più niente. Nel momento in cui ne parlo con Mangano, e per dirmi tipo che c'era un'altra strada da che stavano attuando. E questo è il contenuto della domanda. Appunto, quest'altra strada poi fu presa, si sa, lei ne ha conoscenza di quest'altra strada? Che come dire, scusi, per semplificare, era un'alternativa al progetto. Allora, di fare un partito, non serve più. Un conto è cose che io so, un conto è cose che io, perché sì, a me mi è stato detto che bisognava votare Berlusconi, dovevamo votare tutti Berlusconi, esattamente con queste parole, che solo lui ci può salvare. E chi gliel'ha detto? Poi io, se faccio correlazione, è un discorso. No, ma che riferisco ai fatti. Allora i fatti sono questi qua. Questa indicazione di voto chi gliel'ha data? Cosa nostra? I nomi, mi può dire dei nomi precisi? Nino Mangano all'epoca. Fratelli Graviano? Nino Mangano era all'epoca capofamiglia. Sì. Siamo nel... C'erano le elezioni imminenti? Un comitato per... Sto pensando se c'era ancora Graviano libero e stato arrestato. Comunque non mancano sicuramente. Ecco, e quindi quando lei prima diceva, l'ha detto, la decisione è stata di Cosa Nostra e poi ha specificato, a lei gli è stato comunicato da Magaro, quindi questo volevo capire, significa che era quindi una decisione collettiva dell'organizzazione? Quando si piglia una decisione è collettiva, non è? Ecco, sì. Se no i vari partiti portati da Cosa Nostra non prenderebbero i voti che prendevano e che prendono. Ho capito. Commuovere molti voti allora. Io mi ricordo che il PSI vinse, il Partito Socialista vinse con Martelli, grazie anche perché Cosa Nostra decise di votare le spalle alla DC. Difatti fece il fenomeno. Togliere la DC e trasferirli sul PSI. Vabbè, dunque, tornando a questi fatti un pochino più addentro alle nostre cose, per l'appunto, e volevo ritornare sulla questione della trattativa, diciamo, no? O comunque questo problema che c'era, da parte, se diciamo, sintetizzo, ma insomma, il problema c'era di Cosa Nostra, del 41 bis, delle leggi sui pentiti e del messaggio, del segnale da far arrivare allo Stato. E lei è a conoscenza, è questo, cioè di un livello politico, di un canale politico che Cosa Nostra aveva per far arrivare questo messaggio e avere... Io non voglio stoppare, tarpare il suo diritto alla prova, però su questo è stato oggetto di una specifica mia domanda e quindi ha già risposto. Ripetita Juvent, Presidente. No. Questo non è vero, perché non è che nel processo penale possiamo ripetere alla fine. Ma il test non era stato molto chiaro, secondo me, prima, molto preciso. Allora, lei si ripete questo... Se gentilmente mi ripete la domanda all'avvocato, che... Se c'erano dei canali politici, se c'erano canali politici a sua conoscenza, canali politici attraverso i quali si faceva arrivare il messaggio che lo Stato doveva trattare, e se c'era... un ritorno, no? Cioè se arrivava un segnale come, anche dall'altra parte. Come ho detto prima al Presidente, i canali politici c'erano e ci sono sempre stati. Beh. Specificamente per chi ha interloquito con Cosa Nostra per il patto, il famoso patto che si sta parlando, io non ne sono a conoscenza. C'erano certamente sì, canali politici permanenti, sì, e stabili, così sembrerebbe sintetizzare, sì, la testimonianza. C'erano prima, non lo sappiamo se ci sono stati dopo. Per lo specifico, sui nomi, lui sentì fare quello di Dell'Utri. Questa è un po' la sintesi di quello che sta ripetendo da un'ora il test. Un'ultima questione, signor Grigoli. Dico, ma rispetto a questa strategia stragista, cioè questo disegno delle bombe da collocare
nel continente, che lei sia a conoscenza, ne sia a conoscenza. Dunque, c'erano delle indicazioni, qualcuno indicava dove andavano messe e perché quei giorni andavano messe queste bombe? Chi ha indicato per primo gli obiettivi, io non lo so chi sia stato. E non vi siete posti manco la domanda? No, ci hanno detto fai questo, fai quello. Voi esecutori non avevate diritto di chiedere spiegazioni? No. Perché le città d'arte, le opere d'arte, non sono di voi, lei non si è posto questo problema, ha chiesto... Io ho studiato poco, però un po' ci arrivo, che l'arte, la cultura dell'arte è una cosa che l'ha capito, insomma, nessuno l'ha detto. Mi scusi, signor Grigoli, dunque lei era in contatto, mi pare di aver capito, con Matteo Messina Denaro. Io per adesso mi ricordo se più di 2 anni mi sono curato un po' di Matteo Messina Denaro. Gli faceva la balia, insomma, lei, la badante. Avvocato. La prego. Senta, Denaro non le ha mai detto niente. Che facciamo anche le battute su questo, mi sembra un po'. In 3 anni non gli ha mai detto niente su queste, di questa di discorso di chi dava indicazioni su dove mettere le bombe. Non mi ricordo, avvocato. Non si ricorda? No. Ma dico di queste storie delle bombe, con non lui mi ne ricordo, parlavate. Poca. Ne parlavate con lui? Non mi ricordo, poca. Mi sembra strano, che non lei non se ne ricordi, ha dato tante particolari interessanti e non ricorda una cosa così. No, quello non si deve permettere, deve a badante, perché Ciuccetto l'ha preso lui. Ma è inutile che adesso si nervosisca, sa, perché lei qui è a disposizione della giustizia e deve rispondere. Lei non mi deve importunare con la badante. Ma io non la importuno. Lei deve fare il suo mestiere. E lo sto facendo, lui non si permetta. Per cortesia, è intervenuto già il Presidente. Per sanare questo piccolo infortunio. L'effetto è stato quello che stiamo apprezzando, quindi sul piano della generale, della strategia, se lei ha interesse a farlo parlare, abbiamo ottenuto l'effetto contrario. Chiudiamo l'inciso. Insomma, il processo accusatorio è una cosa molto delicata. Non per niente gli americani ci hanno studiato e l'hanno approntato nei meccanismi in maniera veramente certosina da decenni, se no qualcosa di più. Bene, andiamo avanti. Sì, buongiorno, Avvocato Pin, Avvocatura dello Stato. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo ritornare un attimo ai componenti del gruppo di fuoco di cui lei ha parlato indicando i nominativi. Le voglio chiedere questo. Questi componenti di cui ci ha detto i nomi erano provenienti da una o più famiglie? Cioè com'era la loro provenienza? Da chi erano messi a disposizione? Allora, io e Giacalone facevamo parte della famiglia di Rocella. Poi c'era Giuseppe Barranca, Giuliano, Francesco, Cosimo Lonigro, apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille. Poi c'era lo Spatuzza, Fifetto Cannella, Giorgio Pizzo, appartenevano alla famiglia di Brancaccio, del medesimo mandamento. Famiglia o mandamento? Perché noi famiglia del medesimo mandamento. Cioè, qual era la famiglia? Di Brancaccio. Famiglia di Brancaccio, del mandamento di Brancaccio. Quindi, scusi, per seguirla meglio, Giacalone, per esempio, da che famiglia era? L'ho già detto, dalla famiglia di cui appartenevo io, il Rocello. Ecco, mi scusi perché io non sono esperta di queste cose, quindi le chiedo la persona, il nome che era a capo di questa famiglia. Non ho capito. La persona che era a capo della famiglia di... Per esempio, lei mi ha detto che alcune persone erano messe a disposizione da Corso dei Mille. Queste facevano capo a una persona in particolare. Ciccio Tagliavini. Ecco, questo, la mia domanda è questa, quindi per i vari nominativi le chiederei, per mia comprensione, a quale persona facevano riferimento. Io e Giacalone ne non mancano. Giuliano Francesco. Ho già detto prima, Tagliavini, Giuliano Francesco, Cosimo Lonigro. Lonigro. Cappuccio Barranca, alla famiglia di Corso de Mille. Che il capofamiglia era Tagliavini. Questo l'ha detto già, l'abbiamo incartato abbondantemente. Quindi...
Senta, durante tutta l'attuazione di questi delitti si sono verificati vari arresti nelle varie date. Io le chiederei, nelle ipotesi, nei casi in cui un capofamiglia veniva arrestato, veniva nominato un reggente o non veniva nominato, e dal carcere qual era il rapporto tra l'eventuale reggente e la persona arrestata? Se veniva arrestato un capofamiglia, che cosa succedeva? Cosa succedeva nell'organizzazione? Un successore. E chi lo stabiliva questo successore? Il capocomandamento. E i rapporti tra il successore e la persona che rimaneva agli arresti? La persona in carcere e il successore si mantenevano dei rapporti? Sì, Giuseppe Gaviano è stato arrestato, viene fatto capocomandamento, ne mancano, però Giuseppe Gaviano mandava delle direttive con cortesia. Cioè, il carcere non recide l'azione di comando, insomma. Io dico tra virgolette con cortesia, non è che gli dicevano, a meno che non erano cose che, perché a volte sentivo lamentele, i cacciavati stanno a fare la galera, cioè nel senso non si dovevano immischiare, però in quel caso con Graviano no, c'erano rapporti più che ottimi, sono stati fatti omicidi che ha ordinato dal carcere, in una lettera lui ha indicato persone da uccidere, sono state uccise. L'ho detto nel gennaio del 94, vero? Mi pare di ricordare. In particolare, venendo all'oggetto di questo processo, lei ha detto prima che Giuliano, Lonigro e Barranca erano messi a disposizione di Tagliavia, che però ad un certo punto è stato arrestato. Ecco, il mettere a disposizione, che cosa diventa quando un capofamiglia viene arrestato? Non capisco. Per quello che mi ha detto per Graviano valeva anche per Tagliavia? Secondo lei, non lo so, secondo i rapporti, le regole che ci sono, penso di sì, perché all'epoca mi sembra che fu Tiziano Tagliavia a divenire capofamiglia, se non erro, il padre, quindi proprio padre e figlio. Quindi praticamente l'incarcerazione, l'arresto non gli tolse... In quel caso suo padre... Quindi passò al padre, ma in pratica restò in famiglia. Ecco, mettere a disposizione esattamente che cosa significa? Per esempio fornire mezzi, finanziamenti, ordini, che cosa significa esattamente? Mettere a disposizione una persona nel gruppo di fuoco? Bisogna vedere che tipo di finanziamento, perché se è una cosa collettiva solitamente li mette il mandamento a disposizione i soldi o... E per le singole attività a cui lei ha preso parte, ha parlato dell'attentato fallito all'Olimpico, contorno, eccetera, lei sa come sono stati forniti e da chi sono stati messi a disposizione questi mezzi anche economici oppure anche non economici, per le trasferte per esempio, eccetera? Nel mio caso me li faceva avere Nino Mangano. Nel caso degli altri sono stati i capifamiglia, poi se era il Graviano a fornire, meno mancano le spese, questo è con esattezza, io lo so dire, ma è una cosa... Quindi sbaglio nel ritenere che perlomeno generalmente, ovviamente poi si deve vedere caso per caso, i mezzi intesi sia come denaro che come mezzi operativi eccetera venivano messi a disposizione del capofamiglia a cui gli uomini del gruppo di fuoco si riferivano? Per le spese e anche per i vostri stipendi tra virgolette, chi provvedeva? Il capofamiglia? Anche rispetto proprio ai fatti di cui stiamo parlando, sono due cose diverse. Stipendio è una cosa e le spese il lavoro, come si posso dice, aggiungere io cosa. Anche gli stipendi se vuole. Grazie. Vabbè, chi vi pagava? E con quali fondi? Per gli stipendi? Diciamo le spese prima, visto che interessa. Ma io non ho comprato mai niente, che non lo so, io l'esplosivo non l'ho comprato io, le macchine erano rubate, non lo so. Non c'erano spese praticamente?
No, non è che non c'è la spesa, però non lo compravo io l'esposito. La sua vicenda, però in generale, dice... In generale, te l'ho detto prima, se era una cosa comune, è un mandamento che... Io mi riferisco in generale... Se era una cosa più territoriale, magari ero capofamiglia che lo usciva. Io mi riferisco in particolare ai mezzi operativi e in particolare ai fatti a cui lei ha preso parte, per esempio per l'Olimpico, per le varie trasferte. Si sa che cosa succedeva anche per gli altri membri del gruppo di fuoco, se lo sa. A me mi davano i soldi per le spese, cose, me li davano in 90, ma agli altri che gli davano, non mi interessava, non glielo chiedevo, ti hanno dato i soldi o quanto ti hanno dato, oppure non erano discorsi che si facevano normalmente. Cioè, gli dava i soldi. Scusi se insisto, è l'ultima volta, le chiedo soltanto, in genere succede appunto che il capofamiglia a cui la persona del gruppo di fuoco in questo caso si riferisce mette a disposizione dei mezzi per il singolo fatto che viene posto in essere, in questo caso l'attentato all'Olimpico o a Contorno e gli altri di cui lei ha conoscenza? Succede in genere? Non la sento bene, non capito. Dunque, lei mi ha detto che quando l'azione è collettiva i mezzi vengono messi dal capomandamento. Ora io mi riferisco specificamente ai fatti di cui lei ha conoscenza, lei ha detto l'Olimpico e Contorno o a quegli altri di cui... Io le posso portare per esempio un esempio, a me i soldi dello stipendio me li davano in Omaga, un giorno io gli dissi in un incontro con Giuseppe Gaviano, gli disse, sai Giuseppe io avevo un'attività, avevo un negozio di articoli sportivi, disse il negozio non va benissimo, lo vorrei vendere, se ti viene eventualmente... qualche cosa, mi fai sapere, dice no, non devi vendere niente. Lui si girò verso Giorgio Pizzo e gli disse da oggi in poi a Totò, che all'epoca io avevo 2.000 euro al mese, dice gli devi dare 5.000 euro al mese. Per la sua esperienza è possibile che fatti analoghi siano accaduti anche per gli altri componenti, per esempio Lonigro, Giuliano o Barranca rispetto al proprio capofamiglia? No, non mi interessava a me di parlare di queste cose qui. Dei soldi sta parlando ancora? Mezzi operativi in generale, non solo soldi. Sì, dei soldi dico, parlo ancora. Sempre di soldi. No, mezzi operativi ho detto, mezzi operativi. No, non lo so, chi glieli dava loro. Sulla contabilità, va bene. Va bene, grazie. Ci dia le sue generalità, poi vediamo. Sì, Carra Pietro, nato a Palermo il 22/10/1963. Com'è la posizione processuale sua? Ha definito tutto o vi è qualche pendenza ancora? No, io quasi ho finito tutto. Non ha procedimenti in corso per reati anche connessi a questi, reati di mafia, reati di questo tipo? Penso di no, non vorrei sbagliare. Lo conferma anche lei, avvocato? Sì, presidente, lo confermo, non ha più procedimenti in corso. Allora lei risponde come testimone e ha l'obbligo di dire la verità come tutti i testimoni, per cui legga anche quella formula di impegno. Certo, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Ometto le altre informative, avvocato, sulla distinzione dei fatti propri e delle eventuali dichiarazioni concernente autoresponsabilità o auto, perché lo dice il codice e poi sappiamo noi come regolarci. Pubblico Ministero proceda pure. Sì, Carra, buonasera, sono il dottor Nicolosi, buonasera. Buonasera. Allora, Carra, lei... ha detto non ha più pendenze, quindi ha una condanna passata in giudicato per le stragi del 93-94, l'attentato a Contorno, le stragi di Roma, Firenze e Milano. Vuol dire alla Corte due cose, quando lei per questi fatti è stato arrestato e come ha iniziato la collaborazione. Sì, io sono stato arrestato nel 95 a Genova, a luglio 95, dove stavo lavorando, perché il mio lavoro era autotrasportatore, e mi hanno arrestato lì, che praticamente queste persone in cui io avevo dato appoggio di trasportare questa merce, vari reati che avevo fatto in quei due anni, dal 93, inizio 93, che ora spiego come sono entrato dentro in questa situazione,
mi avevano avvisato che c'erano dei mandati di cattura per tutti e andare via latitanti. Volevano che io andassi con queste persone che poi ho... Loro sono andati via latitanti, io sono andato, mi sono messo sul camion e me ne sono andato a lavorare aspettando che mi arrestassero in pratica. Sapevo benissimo che mi dovevano arrestare. E mi hanno arrestato infatti a Genova dentro il porto che stavo facendo un viaggio di trasporto di materiale. Quindi, con il mio... lei viene arrestato nel luglio del 95, si ricorda quando ha iniziato a collaborare? Sì, il 31 agosto che mi arrivò il trasferimento da Sollicciano all'Aquila, dove parlai con i guardia carcerari, gli disse chiamatevi il magistrato che voglio parlare. Ho messo in chiaro in quella notte fino alla mattina i miei 2 anni di conoscenza e poi man mano sono stato interrogato sui vari... Quindi diciamo questa collaborazione il 31 agosto del 95. Sì, esatto. Senta, ora lei ha qui col difensore... abbiamo concordato l'acquisizione dei suoi verbali, quindi lei qui in quest'aula è stato interrogato per 5 giorni di seguito, quindi tutto quello che ha detto lo conosciamo e produciamo questi verbali. Io bisogna un attimino semplicemente che lei dica alla Corte: ha trasportato tutto l'esplosivo in occasione di questi fatti di strage, Carra? Sì, certo. Però all'inizio non ero consapevole di quello che stavo trasportando, l'ho saputo io, praticamente ero a conoscenza nell'ultimo viaggio di Milano a Luno, che ho fatto il viaggio insieme a Lonigro. Perfetto, ora parliamo anche un po' delle persone. Sì. Lei poco fa ha detto, cioè, all'inizio del 93, io ho avuto questi 2 anni, cioè dall'inizio del 93 al momento del suo arresto, luglio 95, diciamo, questa vita piuttosto intensa. Vuol dire alla Corte, lei intanto nella vita, diciamo, quotidiana, che attività svolgeva, che lavoro faceva e dove lo svolgeva? Certo, preciso che vengo da una famiglia di, purtroppo, di mio padre era un contrabbandiere di sigarette, però io sono cresciuto lavorando sui camion e stando più a nord Italia che giù in Sicilia, perché mancavo sempre 2 mesi, perché facevamo base a Genova e a Livorno, facevo i trasporti, imbarcavo i semirimorchi e li mandavo giù, e c'era mio fratello e mio padre che li mandavano poi a scaricare, li ricaricavano e li portavano su. Diciamo che vengo da una famiglia di... Io sono nato a Biancaccio, Romagnolo, Biancaccio, Piazza Sant'Erasmo, una zona, Villa Abate, questo è il mio quartiere, sono cresciuto lì. Conoscevo tanta gente, conoscevo tante cose, però non ho cercato sempre... infatti avevo tante lite con mio padre a volte, perché io ho sempre visto la vita un po' diversa della mia famiglia a tutti gli effetti, perché ripeto, se avevo voluto fare il delinquente o avere ambizione di fare chissà che cammino, l'avrei potuto fare anche da bambino. Allora, cresciuto... fatta questa premessa, quando è che lei viene, per così dire, a contatto con queste persone con cui poi via via ha fatto questi gravi reati? Sì, io vengo in contatto che è venuta una persona che abitava nello stesso stabile dove abitavo io, che è stato il periodo di quei 3 mesi che c'era lo sciopero delle sigarette, inizio 93, 2 o 3 mesi c'è stato lo sciopero delle sigarette, dove mi dice che ha bisogno di scaricare 50 casse di sigarette, perché io avevo un'azienda tutta recintata con i mezzi, avevo un parco macchine, diciamo in quella zona avevo un garage, un punto chiuso in poche parole, dove mi dice questo qui, dice io ho bisogno, sai, di scaricare queste sigarette, ti faccio il regalo e via. Chi era questa persona?
Ora mi ricordo bene, io mi ricordo il soprannome, cioè Cirello, una cosa del genere. Ricordo un soprannome di questa persona. Non ricordo bene. Dove mi stranizzò che dopo che io gli ho fatto scaricare queste sigarette e andò, diciamo, si è fatto questo lavoro, dove mi ritrovo che viene a trovarmi Barranca, Percuccio Barranca, che conoscevo bene e sapevo chi era, venendo a mandire questo discorso, io non dovevo, dovevo andare a passare il permesso a, dove sapevo di poter andare in zona, quando non dovevo permettermi di far entrare queste sigarette qui. In poche parole, per farla breve, lui un po' mi rimproverò all'inizio a questa cosa, dice, poi andò via e gli disse: guarda, io appena mi porto i soldi, una delle cose che posso fare è porto i soldi per i carcerati del guadagno che mi dà questa persona. Quindi da oggi scusi, poi... scusi Carra, sì. Quindi lei, diciamo, fa questo scarico di sigarette di contrabbando, poi certo. Si presenta questo Barranca, certo. Che è persona che lei, ho capito, conosceva, era una conoscenza di quartiere lì di zona. Sì, sì, conoscevo molto bene, sapevo che era un mafioso, sapevo il suo ruolo, sapevo benissimo con chi avevo a che fare. E quindi lei chiede questi soldi, diciamo, questa specie di tassa su questo scarico di sigarette, è così? Sì, no, era un regalo che quello che aveva fatto. Io questo stesso regalo lo portai in una busta dietro la pescheria a Piazza Sant'Erasmo, che c'è la macelleria di Giacomino Teresi, mi sembra, se non sbaglio il cognome e il nome, la macelleria, gli lasciai lì e gli disse: guarda, dalle a Peppuccio questi soldi, che già gli avevo detto che questi soldi io li davo e li portavo lì, per sapevo come comportarmi in un richiamo del genere. E per chiudere il discorso, l'unica cosa che potevo fare, io sta regalia ad un milione e mezzo di questi soldi, li portavo lì e li davo per i carcerati e tutto finiva. Voglio fare una precisazione, ripeto, io con il mio lavoro ogni tanto avevo avvicinamento, come l'ho avuto anni prima con Nino Spataro per un trasporto di un camion rubato da Palermo a Milano della merce, però mi facevano fare questo lavoro e mi lasciavano in pace, non è che non è stato, diciamo, come hanno fatto in questa occasione, che mi ritrovai a fare questi viaggi, a fare estorsione, quello che ho dichiarato che è successo in quei due anni. Perfetto. Allora, qui lei ha detto, cioè, come periodo, e siamo nel periodo in cui c'era lo sciopero dei tabacchi, eh? Esatto. Ora poi lo vedremo, ma insomma lo diranno gli ufficiali della DIA e sentiremo, ma comunque lo posso anticipare. Questo periodo dovrebbe essere verso la fine del 92, va bene? È più inizio 93 che... Ecco, lei se lo ricorda in questo periodo. Da gennaio a marzo 93. Lei gli dette questi soldi a Barranca? Sì, sì, io li lasciai in macelleria lì a Piazza Sant'Erasmo. Perfetto. Altra domanda. Su richiesta di Barranca o di qualcuno vicino a Barranca, lei si occupò in quel periodo, subito nei primi tempi, nei primi mesi del 93, di effettuare un viaggio di hashish? Sì. Lei ha fatto un viaggio di hashish? Sì. Ecco, vuol dire alla corte di Barranca. Ecco, lei fa un viaggio di hashish alla, sì, corte, se può sinteticamente dire di che cosa si è trattato. Sì, mi hanno portato, allora, nella richiesta di Barranca mi portò, mi sembra, Lonigro e Giuliano, dove poi si organizzò, che è sceso uno di Roma, Scarano, mi sembra che si chiamava Scarano, che a Palermo, che abbiamo, diciamo, mi hanno fatto caricare quest'hashish lì sempre nel magazzino in via Messina Marina, dove io avevo l'autotrasporti, e ho fatto il viaggio via terra fino a Roma. Insieme a questo viaggio, sì. Allora, io non le chiedo di ricordarsi la data di questo, sì, viaggio, perché poi ci arriveremo su altri aspetti, però posso anticipare due dati. Lei questo viaggio l'ha fatto da solo o insieme a qualcuno?
Sì, avanti avevo questo scarano in macchina, siamo partiti via strada insieme. Io col camion, ma non avevo persone sopra io. Quindi lei era lui, da solo e col lui camion? Era... Scusi Carlo, lei era da solo sul camion, che guidava il camion, sì. E davanti c'era questo scarano e le faceva un po' da battistrada, ho capito? Esatto, esatto. E mi portò a Roma vicino a una caserma grande di carabinieri dove c'era un deposito di rottamazione. E lì quest'hashish venne scaricato? Esatto. Se lo ricorda quant'era quest'hashish, come era fatto, come era confezionato? Sì, era nei sacchi, tipo dentro le gomme di camion, i sacchi questi in pezza. Nelle camere d'aria? Sì, camere d'aria, così. Era tanto, non era poco. Secondo il suo ricordo di oggi, di oggi, sì. Quando lo colloca questo viaggio di hashish? Dopo, penso, sempre 93, prima dell'estate. Prima dell'estate. Durante questo viaggio, lei aveva il cellulare, Carra? Sì, sì. Durante questo viaggio... Mi chiamo Scarano, perché ci siamo... Vi siete contattati? Sì, certo. Via terra, diciamo? Sì, sì, sì. Con i cellulari, ecco. Non mi ricordo se sono stato io a chiamarlo, a chiamare lui a me, e poi a lui, perché ci eravamo persi... che avevamo sbagliato, io avevo preso una strada ed un'altra. Questo su Roma però. Scusi tanto, Carra, questo sì. Scarano glielo portarono questi tre, Barranca, sì, Negro, Giuliano? Sì, sì, io non lo conoscevo questo signore. Le dissero che era uno che stava a Roma e che era interessato a fare questo viaggio, è così? Sì, sì. Quando le portarono, Stascici chi glielo portò? A Palermo, ovviamente, per caricarlo sul camion, se lo ricorda? Sì, c'era Lonigo, Giuliano, perché lo portò Lonigo con un'ape dentro il mio magazzino. Perfetto. Queste tre persone che lei ha citato, Lonigo, Giuliano, Barranca, sì. Lei le conosceva da prima? Barranca l'abbiamo detto che lo conosceva, ha detto sapevo no, chi no, è. Io l'unico che conoscevo era Peppuccio Barranca. Io Lonigo, Giuliano l'ho conosciuto. L'ho conosciuto in questa sì, casa. Sì. Poi però da quel momento in poi le ha frequentate, ha fatto certo. Diverse cose insieme a loro, giusto? Certo. Esatto. Le chiedo di fare uno sforzo di memoria ora, se no poi io casomai gliela, come si dice, rinfresco. Quando Barranca viene da lei e le porta questo quantitativo di hashish, le disse che le avrebbero fatto fare altri viaggi? Sì, sì. Sì, ma non c'era, voglio precisare una cosa, mi mette in contatto il Barranca, ma il Barranca non c'era il momento in cui abbiamo preparato il tutto e mi hanno portato questa persona che era arrivato da Napoli per fare il viaggio di hashish. Il Barranca mi chiese che dovevo fare un trasporto di hashish, però mi metto in contatto con queste persone, ma il carico e questa cosa qui, Barranca non c'era. Non c'era, perché c'era lo Nigro, capito? Sì. Perché questo Giuliano, sì. Giusto? Sì, sì. Dico, ma in questa occasione, che noi poi lo diremo, risulta dalla sentenza, per dare la coordinata alla certo, corte. Certo. Ecco, questo contatto cellulare fra Carra e Scarano, e di questo viaggio abbiamo un riscontro perché ci sono le telefonate e il periodo è 18-20 aprile 1993, va bene? Sì. Ora queste sono coordinate di tempo che sto dando io, non lei, perché lei ovviamente, certo. Ovviamente non se lo ricorda, va bene? Certo. Dico, a questo momento, quindi quando lei prima viene Barranca, poi Barranca non c'è ma vengono Lonigro e Giuliano, carica Stascis, prima di andare le venne detto da Barranca, dice guarda tienete pronto che abbiamo da farti fare altri viaggi, questa è la domanda. Sì, sì, ma ancora prima di venire, il Barranca mi dice questo già nel colloquio che abbiamo per il fatto delle sigarette, che io avevo fatto questo, da oggi in poi lui mi disse delle parole abbastanza chiare dentro il mio ufficio, sempre nei trasporti, dove da oggi in poi non dovevo fare nulla, qualsiasi cosa. Un
un attimo. Possiamo approfittare, così guadagniamo tempo, con i pubblici ministeri. Prego. Nicolosi, rimarrebbe allora Ganci, non l'abbiamo sentito ancora, vero? Ganci l'abbiamo sentito. Ah sì, l'abbiamo sentito. Sì, sì. Siamo, il programma è rispettato al minuto. Quindi abbiamo sentito tutti, Di Filippo, sia l'uno che l'altro, e Cangemi sostituito con le dichiarazioni per le condizioni di salute, starà nel deceduto. Quindi rimarrebbero Romeo e... Perfetto. Presidente, mi scusi, io mi devo allontanare e mi sostituisce l'avvocatessa Simona Gallo. Grazie. Facciamo per il 9 la polizia giudiziaria, se no teniamo anche il 10, Bene. Come udienza di riserva. Piuttosto bisognerà risolvere un problema a cui, quando ho fatto l'originaria scaletta, non abbiamo pensato, poiché una parte civile, l'avvocato Ferrara, ha chiesto, l'unico mi sembra, che ha chiesto l'esame dell'imputato, e il calendario ha questa variabile in relazione a cosa intende fare, se intende rispondere, e allora è un discorso. Dobbiamo dedicargli un'udienza ad hoc. Ora non pretendo da lei che me lo dica subito, si consulterà, sì. Ma se possiamo saperlo per l'udienza dell'1 o del 3, insomma. Sì, ma penso che regoliamo. Quindi vabbè. Posso riprendere, Presidente? Sì, sì, abbiamo preso il collega. Quindi no, le avevo chiesto, se le era stato. Così è prospettato che c'era da fare altri viaggi e lei ha detto sì, anzi addirittura sin dalla vicenda delle sigarette, così? Sì, sì, certo. Sì, sì, è così, mi ha detto chiaro che adesso, siccome c'erano dei lavori da fare, me lo diceva lui, mi contattava lui periodicamente. Senta, il primo viaggio di esplosivo che lei effettua, se lo ricorda che glielo commissiona? Io sono sbaglio, no. Giuliano che mi dice questo. Sì, ora le dico che lei nei precedenti verbali, anche in quelli che abbiamo prodotto, ha detto che erano, che questo viaggio gli era stato commissionato da Lonigro, Barranca e da Giuliano. Lo può confermare questa circostanza? Certo che lo confermo. Benissimo. Abbandono l'esplosivo e vado a Piazza Sant'Erasmo. Lei si ricorda, no, aveva delle conoscenze in Piazza Sant'Erasmo? Mi perdone, non ho capito, mi può ripetere la domanda? Ho chiesto, a Sant'Erasmo, Piazza Sant'Erasmo, sì. Conosceva qualcuno lei? Sì, tutti, da Tagliavia a tutti, Barranca, poi... Ho saputo che Giuliano era il figlio di Totò Giuliano, che aveva la pompa benzina accanto alla pescheria, erano tutti di là. Ecco, a me interessa sapere, secondo l'esperienza che poi lei ne ha fatto, perché con queste persone, oltre a fare questi viaggi di esplosivo, lei ha fatto ulteriori reati, immagino, Carra, no? Certo. Che tipo di reati? Estorsione, bruciare qualche negozio. Ha fatto anche altri viaggi di hashish? Sì, hashish, di armi, ho fatto viaggi di armi da Milano a Palermo. Ecco, quindi diciamo erano diverse le cose che lei ha fatto con loro. Certo. Però ho bisogno di riportarla nel tempo, dietro ai primi, all'epoca del contrabbando, del primo viaggio di hashish. Lei sapeva che tipo di rapporti c'erano fra questo Tagliavia e queste tre persone, Lonigro, Giuliano e Barranca? Sì, certo, che io so benissimo che
lì non si muove una foglia se Ciccio Tagliavia, oltre che qua all'epoca era arrestato Ciccio Tagliavia. Tagliavia è stato arrestato il 22 maggio del 93, 22 o 23, ora me lo ricordo. Sì, sì, era arrestato il periodo che però... Ovviamente mi riferivo al periodo prima in cui era libero. Sì, ma io non ho avuto contatti con Ciccio Tagliavia, però so bene da anni, da decine d'anni, anche la buonanima di mio padre mi disse che Ciccio Tagliavia aveva preso il comando della zona. Ma le parlo anche di 10 anni prima. Quindi che era quello che comandava lì a Sant'Erasmo in Corso dei Mille, eh? Certo. Ma lei aveva, lei dico Carra, al di là di quello che le diceva suo padre, di quello, sì, che dicevano, lei sapeva, aveva constatato lei personalmente se c'erano questi rapporti, se questi innanzitutto si vedevano fisicamente, se... Mi segue Carra? Sì, sì, la seguo, io sapevo benissimo che Barranca, come ho detto prima, io Barranca lo conosco, so bene che è un mafioso vicino a Ciccio Tagliavia, vicino a Sant'Erasmo, infatti lui anche da latitante veniva dentro la pompa di benzina di Giuliano. Il Barranca io so benissimo a che famiglia appartiene, so che è un uomo d'onore e so che livello è di mafiosità. E conosco le persone che ho appena elencato, conosco bene con chi ho a che fare. C'era qualcuno di questi qui che lavoravano, che avevano a che fare? Lei sapeva Tagliavia che attività svolgeva? Sì, la pescheria. La pescheria. Guardi che io sono nato a 100 metri da quella pescheria, perché c'ho gli autotrasporti Carrantonino a 100 metri dalla pescheria, a 30 anni che avevamo i trasporti lì, con mio padre e mio fratello. Ecco, dicevo, lei ha detto non si sapeva lì nel quartiere, nella zona, che non si muoveva niente senza che lo volesse Tagliavia. Cioè, sono voci correnti. Ecco, ma infatti è questo, ma lei specificamente sapeva queste tre persone, Barranca, Giuliano e Lonigro, pigliavano disposizione da Tagliavia, avevano a che fare con lui? Questo l'ho saputo io nel 94, quando si approfondirono, ripeto, tutto quello che io sto dicendo fino adesso, del quartiere, che so bene, e le dico che so bene quello che sto appena dicendo. Io questo l'ho postato io con i miei occhi l'anno successivo, dopo 9 mesi, una cosa del genere, che accompagnando a Giuliano in giro per la zona, in qualche appuntamento, in qualche cosa, periodicamente, ogni 10 giorni, ogni 2 settimane, cioè, lo portavo a casa sua nella zona Vioreto, dove c'era la moglie di Ciccio Tagliavia che si faceva trovare lì, e tanta gente andava lì per fare i colloqui con lei. Cioè era la moglie di Tagliavia e faceva, certo, da tramite? Sì, dove io portavo e accompagnavo a Giuliano a casa lì. Accompagnato anche Barranca in qualche caso? Una volta soltanto, che era latitante lui. Barranca? Sì. Senta, questo siamo quindi nel periodo in cui questi colloqui le faceva la moglie, perché Tagliavia era già detenuto, è così? Sì, sì. Ok. Che significa? Facciamo precisare un po' i colloqui, io l'ho capito. Non lo so, no? Se era presente Carra, lei accompagnava solo... i colloqui con le persone che, sì, lei poi portava le ambasciate? No, praticamente io ho constatato... Diciamo che Barranca da latitante, un Giuliano, un Giacalone, Lonigo, venivano tutti in quell'appartamento perché la moglie aveva fatto, che so, il colloquio con il marito prima. Le direttive allora? Non lo so, non sono stato presente, però venivano lì e facevano il colloquio con la moglie in questo appartamento e parlavano. Quindi la moglie faceva i colloqui e dopo, sì, questi andavano a sentire. Carra usa lo stesso termine sia per il carcere sia per questo appartamento con la moglie. Andavano a colloquio con la moglie di Tagliavia. La moglie di Tagliavia andava a colloquio in carcere e poi Barranca e questi altri. Senta, questi colloqui,
quando le colloca, sempre nell'arco di questo periodo dei due anni famosi, 93-95, in cui lei è stato insieme a loro? Certo. Ci può dare qualche... Le posso dare più indicazione, fine 93, inizio 94. Quindi siamo in questo arco temporale, certo. Va bene? Certo. Senta Carra, lei ha portato in su e in giù per l'Italia l'esplosivo che è stato utilizzato a Milano, poi a Roma, poi allo stadio, eccetera. Allo stadio per fortuna non è esploso. Ecco, da questo gruppo... No, io sono all'oscuro del discorso dello stadio. Sì, all'oscuro di quello che stavano facendo, non sapevo neanche... stavano facendo questo coso, però diciamo l'esplosivo ne portai io l'inevitabilità a Formello. Quello che loro poi utilizzavano, perché lei non è che materialmente è andata a fare gli attentati, giusto cara? No, lei lasciava l'esplosivo e poi ci pensavano loro. Dicevo questo, da questo gruppo di persone, fra questo gruppo di persone lei ha conosciuto anche Gaspare Spatuzza? Certo, l'ho avuto anche in casa mentre era latitante. Da tutte queste persone, lei del perché questi avevano fatto questi attentati ha mai saputo qualcosa? Fondamentalmente da loro no, quello che ho sentito in questi anni che è tirato fuori, però parlavano, c'era una strategia in atto, poi però ripeto ho saputo io il vero, diciamo... Lei è stato arrestato a luglio del 95, esatto. A me interessa sapere non quello che lei ha saputo dopo il luglio del 95, perché ha incominciato a collaborare e quindi l'ha preso come qualunque cittadino di questo paese. Va bene? Io le intendevo dire quando lei era in servizio, per così dire. No. Non ha saputo niente delle... Io ignoravo proprio le motivazioni di questi attentati. Certo. Senta, lei in questo periodo di politica se n'è mai occupato di elezioni, di sostegni vari a partiti? No, io l'unica cosa che è successo, mi ricordo nel 9, mi sembra nel 94, che stavano facendo vicino lì alla villa, con Giuliano, un giorno stavano facendo Sicilia Libera, che era un candidato accanto a Bagarella. Questo dico Bagarella perché l'ho sentito, però mi parlava di Sicilia Libera, persone accanto a loro. Quindi lei sapeva che questo movimento era, aveva a che fare con cosa nostra? Sì, che stavano facendo un partito proprio della mafia, in poche parole. Anche che era Bagarella che stava facendo questo partito? Come? Le dissero che era Bagarella che stava facendo questo partito? No, un po' Bagarella, però un po', adesso gli ho detto Bagarella perché io poi negli anni l'ho sentito questo discorso che era vicino a Bagarella questa persona, era vicino a loro e Gaviano, a tutti, era una persona vicino a loro dicendomi Giuliano e reputo che... Ecco, ma poi, poi ebbe sostegno, ebbe sviluppo questo sostegno a questo movimento, a questo partito Sicilia Libera oppure le cose... No, che sappia io, no. Cioè non ci fu il seguito a questo... Certo. Le fu data una spiegazione? No, completamente, non so... Se ne occupava poco lei di queste cose? Certo. Ok. No, ma oltre a questo non è che mi spiegavano... determinate cose oppure, perché anche su tante cose non potevo neanche chiedere, che non puoi chiedere perché o ma o perché per quanto. Bene. Non ho altre domande, Presidente, per Riccardo.